Buonasera a tutte le persone che si sono collegate per l'evento, per il primo evento della campagna Dati Bene Comune. L'abbiamo chiamato 50.000 ragioni per liberarli tutti. Ci riferiamo ai dati pubblici della gestione della pandemia e 50.000 sono le persone che hanno aderito fino ad oggi alla petizione che abbiamo lanciato su change.org. 50.000 cittadine e cittadini, persone comuni che chiedono dati aperti, che i dati siano bene comune. Questo secondo noi, secondo le associazioni che hanno lanciato la campagna è l'inizio di una piccola rivoluzione perché non è più qualcosa che ci diciamo tra noi, nella nostra nicchia di attivisti, attiviste sugli open data, di giornalisti, di ricercatori. Siamo usciti nel mondo. Le associazioni promotrici di questa campagna, che sono, che vedrete dopo, insomma, con i loro interventi, Ondata, Transparency International, Action Aid, sono molto fiere di ospitare in questa staffetta di 3 ore tante persone di tante associazioni, siamo più di 170 associazioni che hanno aderito e dicevamo 50.000 cittadini e cittadine. Queste associazioni, le loro portavoce ci racconteranno perché hanno aderito alla campagna, perché è così importante ancora oggi, a più di un anno dalla pandemia, continuare a essere attenti, attente alla gestione dei dati. Faccio intervenire subito il nostro primo ospite. Abbiamo una scaletta molto serrata, quindi io avrò anche il compito di passare il microfono velocemente tra le persone che intervengono. Il nostro primo ospite è una delle altre prime associazioni aderenti, la Fondazione GIMBE, che fa un grande lavoro con i dati della pandemia, con la sua comunicazione. Questa nostra diretta oggi è divisa in due parti. Parleremo all'inizio dell'importanza dei dati per la ricerca e l'informazione, quindi avremo ospiti da questi due settori e avremo una seconda parte con l'intervento di persone che ci lavorano. Con questi dati ci daranno anche incentivi diversi rispetto all'esigenza di aprirli e all'esigenza di avere più trasparenza in questo campo. Ho letto, abbiamo mandato un form per farci raccontare da tutte queste associazioni perché avevano aderito alla campagna ed è stato già emozionante leggere i loro interventi su questo foglio, quindi sarà emozionante anche ascoltarli. Passo dal momento appunto che abbiamo una scaletta serrata, io passerei la parola a Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione GIMBE, che ha poi un impegno più tardi e gli chiederei di raccontarci perché anche Fondazione GIMBE ha aderito, perché servono dati trasparenti, perché servono open data per migliorare la comunicazione e la gestione della pandemia. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'opportunità, per l'invito. Noi ovviamente abbiamo subito accolto quello che era l'invito che ci è arrivato da chi ha avuto in mente anche quest'hashtag, voglio dire che abbiamo utilizzato nel corso di questi mesi, perché come sapete la Fondazione GIMBE sin dall'inizio della pandemia ha effettuato un monitoraggio indipendente sia di quella che è tutta la situazione pandemica nel nostro paese e da qualche mese anche della campagna vaccinale. Quindi ci siamo stati tra i primi a scontrarci sulla mancata disponibilità dei dati che servono realmente per effettuare tutte delle analisi. E su questo volevo proprio, grazie anche al fatto che mi è stata data, diciamo, l'occasione di parlare per primo, discutere 2 minuti di quelle che sono le tre principali fonti di dati a cui noi ci riferiamo per guardare dentro quello che succede tutto il sistema della pandemia. Noi abbiamo di fatto un primo, diciamo, grande contenitore che è quello dei casi Covid-19, che per intenderci sono quelli che ogni sera vengono pubblicati dal bollettino del Ministero della Salute, ex bollettino Protezione Civile, e come sappiamo esiste un report dati giornaliero, c'è un sistema di open data, ma è un sistema abbastanza
poco ricco di informazioni. Poi c'è il grande motore, il grande, diciamo, contenitore di dati, è quello della sorveglianza integrata nazionale, che come sapete è stata stabilita il 27 febbraio del 2020 con un decreto della Presidenza del Consiglio, che è gestito dell'Istituto Superiore di Sanità, e per quello che riguarda la parte clinica dallo Spallanzani. Di questo noi purtroppo disponiamo solo di un report settimanale con dati aggregati senza open data. Poi l'Istituto ha messo a disposizione alcuni dati aperti, ma si tratta intanto dei dati che non sono storicizzati e poi ovviamente sono soltanto parziali. Il terzo e ultimo è rappresentato da tutto il sistema di monitoraggio della fase 2, ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020, quello, diciamo, che gestisce la cosiddetta cabina di regia del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni, ed è quello che va poi a definire un po' anche le nostre vite quotidiane, perché è quello su cui si basa l'attribuzione dei colori alle regioni, quindi tutto il sistema delle restrizioni anche delle attività, delle libertà individuali, che è basato su questo. Anche questo ovviamente non è disponibile come open data, ma ci sono questi report settimanali. Ecco, per essere sintetico e avviarmi alla conclusione del mio intervento, perché non voglio togliere, diciamo, spazio ad altri. Con noi, anche in occasione di due audizioni parlamentari, una in Commissione Affari Sociali alla Camera e l'altra in Commissione Igiene e Sanità al Senato, abbiamo chiesto rispettivamente per questi tre grandi, diciamo, dataset. Per quello che riguarda il report giornaliero del Ministero della Salute, di rendere disponibile il numero di contagi per comune. Ecco, chi lavora con i dati sa bene che noi riusciamo ad arrivare a un livello di provincia, e soprattutto quando poi bisogna attivare quelle che sono le cosiddette zone rosse mirate, zone rosse localizzate, noi non riusciamo a sapere esattamente all'interno di una provincia se c'è un comune piuttosto che un altro che contribuisce di più alla crescita dei casi. E poi per province e comuni avere ovviamente tutti i dettagli, quindi quanti pazienti, quanti soggetti sono in isolamento domiciliare, quanti sono ospedalizzati con sintomi, quanti sono in terapia intensiva, quanti guariti, quanti deceduti, quanti tamponi, quanti casi testati. Tutti i dati che noi al momento disponiamo solo a livello di regione, non di provincia, cioè a livello di provincia noi conosciamo soltanto i casi, ma non la loro distribuzione. L'altra cosa fondamentale sono i flussi relativi all'evoluzione clinica dei soggetti positivi, cioè noi non sappiamo oggi quanti sono i soggetti che vanno in ospedale dall'isolamento domiciliare, quanti sono quelli che dall'area medica vanno in terapia intensiva, quanti sono quelli che dalla terapia intensiva decedono piuttosto che dalla degenza ordinaria, e per quello che riguarda i decessi, che sappiamo essere uno dei grossi problemi in Italia, diciamo, di tutta la gestione pandemica, non conosciamo qual è il luogo del decesso, è la terapia intensiva, è la degenza ordinaria, è il domicilio, è l'RSA, cioè non abbiamo una mappatura di quelli che sono i luoghi del decesso, perché spesso ci chiedono: ma perché in Italia ci sono così tanti decessi? La prima controdomanda che io faccio: ma se non sappiamo dove sono avvenuti, si fa molta fatica a definire da dove avvengono. Ovviamente, per quello che riguarda la sorveglianza integrata nazionale, che rappresenta un po', come dicevo, il database di tutto quello che sono i flussi informativi fondamentali, questo dovrebbe essere reso accessibile in formato open data. E per quello che riguarda il monitoraggio della fase 2, noi sappiamo che abbiamo disponibili, diciamo, il report a partire dalla settimana del 19-25 ottobre, quelli pregressi che peraltro abbiamo chiesto con lo strumento dell'accesso civico, ma dopo 4 mesi praticamente continuiamo a sbattere contro un muro di gomma che ci ribalta praticamente dall'Istituto Superiore di Sanità al Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, ma oggi non siamo riusciti a ottenere questi dati, che ripeto, sarebbe importantissimo disporre anche in formato open, anche per effettuare una serie di valutazioni indipendenti che noi facciamo come Fondazione GIMBE, ma che tutti i ricercatori hanno il diritto di poter fare. Permettetemi di chiudere con uno slogan che a me piace molto ripetere anche nella diffusione dei dati bene della campagna Dati Bene Comune, che in un paese democratico tutti i dati devono essere aperti, perché abbiamo tanto criticato il sistema Cina, ma non mi pare che in Italia siamo andati molto lontani da quel sistema di protezione dei dati da parte delle istituzioni. Grazie ancora per l'opportunità. Grazie mille, ho messo fretta a tutti, quindi abbiamo già cominciato con un intervento che è stato assolutamente nei tempi. E ringrazio perché ci ha dato un quadro della situazione, le motivazioni da cui siamo partiti per lanciare questa campagna sono queste, cioè sono le istituzioni ci rispondono a tutti noi, le associazioni che sono qui con noi sanno benissimo di cosa parlo, che le istituzioni ci dicono: ma i dati ci sono, ma li trovate a questo link.
lì trovate questo PDF, parleremo ancora di accesso civico, andate su GitHub, ce li avete, no? Quei dati, in realtà ci sono tante piccole intersezioni di dati che mancano e che appunto organizzazioni come Fondazione Gimbe sta chiedendo da svariati mesi. Darei quindi la parola adesso alle associazioni, alle organizzazioni che hanno deciso di unirsi e lanciare la campagna Dati Bene Comune, cominciando da Action Aid Italia, che ospita proprio sui suoi canali questo evento, con Elisa Visconti. Grazie Donata e grazie a tutte e a tutti. Faccio un passettino indietro rispetto a quello che raccontava Nino Cartabellotta, raccontando forse un po' velocemente appunto come è nata questa campagna e soprattutto il perché. Nasce in maniera molto rapida su un punto su intuizione di Andrea Borruso, che parlerà a brevissimo, che ha acceso una miccia e questa miccia nel giro di pochissimo tempo, nel giro di 48 ore al massimo, si è trasformata in un grande fuoco d'artificio, nel senso che un gruppetto di persone si è radunata, abbiamo stilato il primo comunicato stampa, la lettera all'allora presidente Conte, abbiamo lanciato la petizione e abbiamo tutto guardato un po' basiti dietro gli schermi, i numeri che aumentavano vorticosamente, nel numero di adesioni individuali, di associazioni, di molte delle quali sono rappresentate oggi. È stato, per chi stava un po' dietro le quinte, intenso, quasi emozionante, no? Era come se si accendessero tantissime lucine in tutto il paese, tantissime intelligenze, no? Che non aspettavano altro di fare delle connessioni neuronali tra di loro e di far crescere questo grande cervello collettivo che, insomma, che ci ha portato fino a qui oggi. Perché lo abbiamo fatto? Perché credo che questo sia uno, forse il primo periodo della storia che è completamente data driven. Le decisioni che vengono prese in tutti i paesi del mondo in questo momento devono, dovrebbero essere, insomma, evidence-based e appunto alimentate dai dati. Ahimè, così abbiamo visto, non funziona proprio così bene. E quindi parlare di dati oggi è un atto soprattutto politico, parlare di politica, perché le decisioni dei politici di tutto il mondo in questo momento da lì dovrebbero partire, quindi non è un discorso di settore, non è un discorso tecnico, è un discorso fortemente politico che impatta sui diritti delle persone, lo accennava anche Nino Cartabellotta nel suo intervento. I dati informano l'accesso o meno ai nostri diritti, il diritto alla salute, alla cura, stava a san dire, insomma, ma anche i diritti civili, le libertà individuali. Secondo un recentissimo rapporto dell'Istituto IDEA, è più della metà degli stati del mondo, il 59%, ha adottato lo stato di emergenza, che implica la sospensione di alcune libertà e diritti individuali fondamentali. Nei paesi democratici è il 72%, la percentuale dei paesi che hanno adottato questo strumento. In Italia è in vigore da fine gennaio del 2020, quindi da un più di un anno, a fronte di una, come dire, copiosità normativa enorme, no? Ci sono più di 569 atti legislativi che sono stati fatti in Italia dall'inizio della pandemia, con una media mensile di 37. Allora, come dire, un momento nel quale il dato è così importante, entra nelle nostre case, ci dice, informa che cosa possiamo o non possiamo fare, è chiaramente parlare di dati adesso, appunto, significa parlare di diritti e vuol dire anche parlare del ruolo che le cittadine e i cittadini sono chiamati a ricoprire, diciamo, da buona democrazia. Normalmente le persone sono invitate a partecipare alla presa in carico della cosa pubblica, alla presa in carico delle decisioni. Essere un buon cittadino, una buona cittadina in tempi regolari significa partecipare, prendersi cura della res pubblica. Ecco, lo strumento dello stato di emergenza e il modo in cui in Italia è stata gestita la pandemia ha invece, come dire, alimentato una narrazione molto passiva del cittadino e la cittadina, che è chiamata ad obbedire a delle regole,
delle quali fidarsene ciecamente, un po' con la narrazione che noi non siamo in grado di produrre dati, non siamo in grado di analizzarli, non siamo in grado di capirli, dobbiamo obbedire. Chi lavora in emergenza da tanto tempo lo sa che invece è la consapevolezza, la presa di coscienza reale della situazione, quello che ti spinge poi ad assorbire la logica della regola o della restrizione e quindi adottare dei comportamenti responsabili nella tutela della salute di tutte e di tutti. Quello che siamo qui a dire oggi a gran voce, che abbiamo detto con le lettere al presidente Conte e poi al presidente Draghi, è che questo paese è pieno di persone intelligenti. Chi è qui oggi sono un gruppo di persone estremamente intelligenti che i dati li producono, che i dati li aggregano, li disaggregano, li analizzano, li sanno leggere, che sanno proporre soluzioni diverse, che sanno raccontarli in maniera responsabile ed informata. Però quello che mi piacerebbe vedere oggi è questo. Prendere tutti insieme una presa di posizione molto forte per dire le persone sono intelligenti. Non c'è un test di intelligenza, non c'è il QI per entrare in politica e diventare parte del decision maker o di chi guida questa emergenza. Non ci sono i saggi che guidano una popolazione appiattita e stolta. Non lo siamo. Facciamo vedere che siamo intelligenti. Grazie. Grazie mille, ci hai dato un sacco di altre motivazioni per continuare a condividere la campagna. Vi ricordo c'è la petizione su change.org, ci piacerebbe insomma vedere questo contatore aumentare, vedere altre cittadine e cittadini interessati e presenti nel chiedere di essere più partecipativi, come giustamente dicevi tu, Elisa Visconti. Adesso do la parola ad Andrea Borruso, presidente dell'associazione Ondata, appunto tra i primi promotori della campagna, Andrea Borruso è in realtà, diciamo, una figura di riferimento nel mondo degli open data in Italia. Quindi nell'anno della pandemia, attorno a lui sono successe tante cose, anche positive, di dati che sono stati finalmente resi disponibili, ma no, non sono bastati. Perché l'associazione Ondata ha voluto provare a contattare le altre per lanciare, la campagna Dati Bene Comune? Allora, buongiorno, sono molto contento e anche abbastanza emozionato per questa occasione. È un grande piacere personale, è anche un po' un onore fare da portavoce della mia associazione, che ha lanciato con altre questa campagna. Fra l'altro, Donata, che mi ha preceduto, in realtà è stata una delle scintille iniziali di questa campagna. La campagna nasce proprio da un momento caldo in cui abbiamo sentito il bisogno di muoverci e l'abbiamo fatto un po' di scatto, un po' di presi dall'entusiasmo. Non ci aspettavamo, come ha detto Elisa, che ci fosse poi il fuoco d'artificio di adesione, di intelligenza che è uscito fuori. Il nostro contributo alla campagna è stato legato principalmente a due aspetti. Abbiamo fatto un po' da pontieri nella prima parte, abbiamo legato i primi pezzi di questi mondi e poi siamo stati un po' più tecnici perché noi siamo un po' più diciamo, concentrati sull'aspetto dati, ma in realtà non siamo partiti diciamo, dalla nostra esperienza, ma da quello che dice il piano triennale per l'informatica, no? Se voi leggete la prima pagina del piano triennale c'è scritto dati pubblici, un bene comune. Quindi anche il neologismo, l'hashtag inventato, non l'abbiamo inventato noi. È un elemento che trovate in un documento di base per la valorizzazione del patrimonio pubblico nella pubblica amministrazione. Lì trovate scritto il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese in forma aperta e interoperabile. Io fino alle scuole medie, quando studiavo, dicevo a mia mamma, che sicuramente starà pure sentendo, mamma è scritto così nel libro. Questo per dire che le cose che stiamo chiedendo da mesi, in forma diversa, non sono questioni da fissati, da gente che ha, diciamo, vuole stare soltanto sul tema della trasparenza,
senza metterci troppa testa. Sono elementi previsti da norme nazionali ed europee che so, hanno anche una certa età. Questo non per dire che lo dice la legge, non mi interessa questo aspetto, ma per dire che sono dei principi di base, sono dei diritti, delle modalità già previste. Noi nella prima parte del nostro lavoro sui dati abbiamo fatto anche delle cose a cui mi unisce Nino Caltabellotta. Noi abbiamo reso pubblici dei dati che non erano visibili, i dati sulla Lombardia, i dati di dettaglio, dati poi che sono stati cancellati e non si trova più nulla con quel dettaglio. Fecero bene a cancellarli, c'erano elementi che potevano dare dei problemi sulla privacy, ma poi si potevano ripubblicare in modalità che ne avrebbero protetto la privacy delle persone. Tanti dati utilizzati per assegnare oggi le zone, faccio un solo esempio: i ricoverati e posti letto in aree non critiche sono pubblicati ancora oggi, è passato un anno, in tabelle HTML del sito di Agenas senza che ci sia lo storico. Quindi sono dati che non sono leggibili da una macchina e non è possibile seguirne l'andamento. Dopo 50.000 firme, le adesioni belle che scopriremo insieme, essere ancora qui senza aver avuto un riscontro dalla politica, in qualche modo un distanziamento sociale tra governanti e governati. Aggiungo e finisco soltanto con quello che per me è il senso di questa campagna. Noi chiediamo, come già stato detto, che questi dati su cui vengono prese le decisioni siano pubblicati con i criteri di qualità che potete trovare nel sito della campagna, ma chiediamo che venga reso noto il processo completo che pubblica i dati. Chiediamo che venga creata un'occasione di dialogo che è stata mancante, e siamo una campagna diciamo di senso largo. Stamattina abbiamo ricevuto una richiesta da uno studente del liceo per fare in modo che i dati sulle zone di rischio sismico di comuni italiani venissero associati a una licenza corretta. Abbiamo fatto la richiesta stamattina, la Protezione Civile ha risposto e poi il dato è diventato un bene comune. Vogliamo essere a servizio di questo tipo di richieste. Grazie Andrea Borruso. Il fatto della partecipazione dei cittadini forse posso dire un po' è stato quello che ci ha mosso fin dall'inizio, no? Rispetto a tutte le azioni fatte per un anno. Quello che un po' è cambiato a dicembre è queste cose le facciamo perché le persone hanno il diritto di sapere, di capire che questi dati sono dati che sono pubblici, li paghiamo, quindi abbiamo in qualche modo il diritto di venirne a conoscenza. Do subito la parola a Susanna Ferro di Transparency Italia, che è la terza organizzazione che ancora è appunto il motore della campagna Dati Bene Comune, per raccontarci la loro adesione. Grazie Donata e grazie a tutti. Anche per me è un piacere e un onore essere qui a parlare a nome di Transparency International. Quello che volevo dire, io partirei dal concetto di trasparenza, proprio come immaginerete anche dal nome della nostra associazione. La trasparenza per noi è un valore chiave. È un valore chiave, noi ci occupiamo soprattutto di anticorruzione, quindi nella prevenzione degli illeciti, nella prevenzione della corruzione, l'abbiamo visto. Che i casi di mala gestione sono emersi proprio perché vi è mancanza di trasparenza. Ma soprattutto la trasparenza è un tassello fondamentale per la fiducia. La fiducia è importantissima in qualsiasi relazione personale e a maggior ragione quando parliamo di rapporti tra le istituzioni che ci governano e i cittadini e le cittadine. La fiducia è alla base di qualsiasi rapporto, è alla base dell'accettazione di tutti i provvedimenti che sono stati presi nel corso di quest'anno, che ci hanno portato un sacco di limitazioni, hanno cambiato radicalmente le nostre vite. E senza la fiducia che le istituzioni le abbiano prese a tutela del benessere dei cittadini e con le migliori informazioni a disposizione, senza questa fiducia l'accettazione è resa più difficile e quindi anche il rispetto delle regole poi viene reso sicuramente più difficile.
quello che quando è nata la campagna a novembre, quando Andrea ci ha contattato, ne abbiamo parlato internamente. Io, che sono sempre una che va un po' a mettere i puntini su lei, ci domandavamo: ma come mai questa volta è diverso? Perché dovremmo riuscire ad avere successo anche nel coinvolgimento dei cittadini? Perché noi, ad esempio, come Transparency, ci occupiamo di un tema che tutti dicono: la corruzione è uno dei problemi più importanti in Italia, che va assolutamente affrontato e gestito. Ma quando poi ci ritroviamo ad ingaggiare i cittadini, è difficile perché faticano a comprendere quali sono le reali ricadute sulla loro vita, sulla loro quotidianità, di certe pratiche, del perché chiediamo certe leggi, perché queste leggi debbano essere supportate, perché faticano a vedere l'effetto diretto sulle loro vite, perché spesso appunto sono effetti indiretti che si percepiscono solo magari col tempo, sulla lunga distanza. Con la pandemia però purtroppo diciamo anche qualcosa è cambiato. Perché qui si è capito che davvero gli effetti erano sulla nostra vita, sulla nostra quotidianità, sulla nostra salute, sulla salute dei nostri cari. E quindi è scattato qualcosa. E quindi per questo che la campagna è davvero ha funzionato. Perché, come dicevi anche tu, Donata, all'inizio, nell'introduzione, cioè non è più un tema solo nostro, solo di noi associazioni, addetti ai lavori. I cittadini hanno davvero capito che riguarda tutti. Riguarda tutti e quindi davvero si sono aggregati a questa nostra spinta iniziale per farsi sentire. E insomma, ci siamo fatti sentire tante volte in questi mesi, andremo sicuramente avanti a farlo perché il tema è fondamentale per riequilibrare, ripristinare questo rapporto che si sta andando un po' perdendo, appunto, di fiducia tra governanti e governati. E la società civile c'è, e diciamo per chiudere un po' il cerchio anche con quello che ha detto Elisa prima di me, la società civile c'è, è forte, siamo in tanti, ci sono davvero tantissime competenze. E mi riaggancio un po' anche a un tema che in modo un po' provocatorio, forse, che si parla ultimamente un po' dell'esternalizzazione delle competenze a volte della pubblica amministrazione, dei governi, perché ci si affida troppo magari a consulenti esterni, a professionisti esterni. Bene, mi viene da dire che la società civile è il più grande consulente esterno che pubblica amministrazione e governo possano avere. Ha un sacco di vantaggi perché è gratuito, è ricco di competenze ed è davvero a disposizione, aspetta solo di essere coinvolto. Perché siamo qua e aspettiamo di poter fare la nostra parte attivamente. Quindi speriamo che insomma cambi qualcosa, che vi sia un segnale da parte delle istituzioni per far sì che insomma ci muoviamo tutti insieme verso lo stesso obiettivo. Grazie mille. Grazie mille, Susanna Ferro di Transparency Italia. Adesso è arrivato proprio il momento in cui è questa società civile che prende la parola e racconta perché è disponibile a dare una mano, è qui e ha aderito alla campagna Dati Bene Comune. Quindi do subito la parola alla prima associazione, a Claudio Calabresi della Società Nazionale Operatori della Prevenzione. Sono veramente onorato, ma sono anche proprio veramente contento di partecipare, non da solo, ma con tutta la mia associazione, a questo evento a cui noi abbiamo aderito da subito, per la verità, a quello che ho sentito simpaticamente chiamare come un possibile fuoco di artificio, forse come un già reale fuoco di artificio. Noi speravamo che fosse proprio questo, quindi sono veramente contento. Io farò alcune riflessioni, come mi aspettavo, avrei voglia di dire alcune cose rispetto a quello che ho sentito finora, ma me ne perderei delle altre, quindi permettetemi solo qualche piccolissima riflessione che in realtà guarda più, non guarda solo a questa fase di orrenda pandemia, ma guarda anche un po' al dopo. Con una minima riflessione su una parola che ho già sentito dire tantissime volte in questi minuti, che è la parola dati. Io sono tra quelli che sperano che i dati diventino informazioni, diciamo così. Perché se rimangono dati, già il nome sembra una cosa per pochi. E io invece spero che sia una cosa, ma sono sicuro che noi stiamo parlando di questo e non, come dire, in modo algico dall'alto. Noi siamo in un momento ovviamente abbastanza atroce, siamo
ci misuriamo con una crisi che è crisi sociale, economica, sanitaria, una crisi in cui sono esasperate le diseguaglianze. Però io sono tra quelli che ci vede anche qualche segnale positivo. Sicuramente il fatto che, per esempio, le competenze sono state improvvisamente scoperte, anche se non in modo sempre così razionale. Ma ancora di più che è un momento in cui si è riaccesa la necessità, la consapevolezza di confrontarsi tra le persone, tra gruppi di persone, aggregandosi su nuove o vecchie priorità, spero nuove, individuali e collettive, ma che siano per uno sviluppo equo e non diseguale come è stato finora. Una persona molto autorevole nel nostro paese ha parlato di tempo di costruttori. Io mi azzardo a dire che sarebbe bello che fosse anche un tempo di costruttori di partecipazione, che è una cosa che spesso è un po' stata trascurata. Quindi di aggregarsi il maggior numero di persone possibile, e mi pare che questa occasione sia una di quelle, per un progetto comune nuovo, in cui per fare partecipazione bisogna avere delle conoscenze, bisogna scambiarsi dati e informazioni, bisogna essere capaci di leggerle, capaci di usufruirne, consapevoli quindi. Questo è esattamente il motivo per cui noi, che con la mia associazione, io personalmente, ma tutta la mia associazione, ci siamo occupati spesso di sistema informativo, è il motivo per cui abbiamo subito aderito a questa iniziativa. Noi siamo nati come operatori che si occupavano di prevenzione nei luoghi di lavoro, e su questo tema addirittura nel nostro paese, forse molti dei presenti lo sanno, c'è una legge che prevede un sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. È una legge che poi è nota come il testo unico, che è di 13 anni fa, ma in questi 13 anni questo sistema informativo non è stato minimamente fatto. Le istituzioni che lo dovevano costituire lo hanno inteso assolutamente come un sistema chiuso che alle persone non arrivava, e questo è come funzionano queste cose nel nostro paese. Quindi io non sono tra quelli sorpresi di quello che è successo in questi mesi, perché è così. Noi non avevamo un sistema informativo degno di questo nome sulla salute prima, e non ce l'abbiamo avuto in questi mesi, e questo ci ha, come dire, aiutato in peggio a non poter capire quello che succedeva. Per esempio il disastro della sanità rispetto a tutto quello che è successo. Grazie. Non ho finito, solo due cose velocissime, perché mi pare che ci siano due cose da dirsi ancora. Una è quella che se parliamo di informazioni, parliamo di utilizzo dell'epidemiologia eccetera, dobbiamo anche tenere presente che questo consiste anche nel rapporto con la scienza, e che la scienza non è sempre neutrale. Questo è un tema di cui occuparsi, perché da lì poi derivano anche tante questioni, come quella della non accessibilità a quelli che non sono tecnici o determinati tecnici delle informazioni. Bisogna, secondo me, partire di qui, mettere in rete il più possibile le esperienze come quelle di coloro che sono presenti oggi, cercare di, come dire, dare una mano e essere parte di una cittadinanza più consapevole. Noi aderiamo a Dati Bene Comune perché pensiamo che sia un obiettivo fondamentale, anche se non è certamente semplice, per cui vale la pena di aggregarsi il più possibile, di lavorare insieme, ognuno magari con le proprie specificità, che non vanno perse, ma di avere un obiettivo comune e lavorare insieme. Grazie davvero. Grazie. Penso che dalle parole che usciranno oggi ci sarà una parola chiave per ogni intervento, l'idea di fare una diretta per ogni intervento successiva, perché ce le stiamo segnando tutte. Chiamo Marco Visconti, Consorzio Sanità Cooperative di Medici di Base. Buonasera a tutti. Il COS ha sempre aderito a iniziative che comportassero l'alleanza dei saperi, che per noi è sempre stato uno dei must preferiti. Entro nel vivo dell'intervento leggendolo per stare nei 3 minuti e non causare disagi. I dati di cui adesso ci stiamo occupando, concedetemi l'antropizzazione, e per la cui liberazione tutti insieme ci stiamo battendo, appartengono ad una categoria di privilegiati
come i lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli della gig economy. Esistono infatti dati che proprio non vengono presi in considerazione e sono quelli prodotti nel setting delle cure primarie da parte dei medici di famiglia, che in Italia sono 44.000 a fronte dei 150.000 che lavorano in ospedale in case di cura e dei 115.000 specialisti privati. I medici di famiglia coprono capillarmente tutto il territorio nazionale. Ogni cittadino ha il suo medico di famiglia ed ogni neonato viene subito assegnato un pediatra. I medici di famiglia rappresentano per i sistemi informativi una potenziale fonte di dati enorme. Infatti il 96% utilizza abitualmente in studio un PC per la gestione della scheda sanitaria individuale degli assistiti, la cui tenuta è tra l'altro un obbligo contrattuale. Nella fase di contenimento e di contrasto dell'epidemia, i database dei medici di famiglia avrebbero potuto essere utili dal momento che contengono informazioni assolutamente mancanti in quei grandi silos verticali istituzionali che contengono per lo più dati di tipo amministrativo, l'anagrafica, esenzioni, ticket, prestazioni erogate, farmaci dispensati, dove sono del tutto assenti, come peraltro sono assenti nel fascicolo sanitario elettronico, quei parametri clinici, temperatura, saturazione di ossigeno e quei sintomi soggettivi, astenia, disnea, perdita di gusto e olfatto, dolori, indispensabili per valutare l'impatto dell'infezione virale. Nella fase successiva di risposta proattiva vale lo stesso ragionamento. Basti pensare come l'individuazione precoce dei soggetti fragili sarebbe stato possibile utilizzare i dati della medicina territoriale di prossimità con cui si sarebbe potuto arrivare, prima ancora della disponibilità dei vaccini, all'identificazione dei soggetti a rischio di complicanze gravi, non solo a causa dell'età, ma per comorbidità e fragilità sanitaria e sociale, utilizzando algoritmi di calcolo applicati alle persone da parte dell'intelligenza biologica rappresentata dai loro medici di famiglia e non ad un digital twin da parte di procedure di intelligenza artificiale. A livello nazionale poi il 70,5% dei medici di famiglia lavora in forma associata e di questi circa il 22%, più o meno 10.000, operano all'interno della cornice organizzativa di circa 160 cooperative, di cui un quarto aderiscono a COS, che forniscono loro i fattori di produzione necessari allo svolgimento della professione, ovvero piattaforme organizzative di informatica, persino dotazioni strumentali, i famosi DPI, personale segretariale ed infermieristico, garantendo in questo modo una reale operatività di procedure altrimenti relegate all'interno di slide congressuali. Ed infine, devo ricordare che in era pre-Covid era già presente, pienamente operativo dal 2003, e io vi partecipavo avendo fatto 40 anni di medicina di famiglia, il sistema di sorveglianza Influnet, una rete costituita da circa 700 tra medici sentinella, cosiddetti, pediatri e medici di medicina generale, che segnalavano i casi di sindrome influenzali osservati tra i loro assistiti. Domanda retorica. Nell'emergenza Covid, secondo voi, questa rete è stata attivata? Ho concluso, grazie mille. Grazie. Ci voleva una grafica con il sondaggio e con il voto da casa, anche se purtroppo forse sappiamo la risposta. Passo la parola, siamo sempre nell'ambito ricerca, vi ricordo che questa è la fascia in cui parliamo di ricerca e comunicazione e informazione, perché i dati aperti, i dati bene comune fanno bene appunto alla ricerca. E chiamo Moreno Toigo di Simurg Ricerche. Buonasera a tutti. Noi siamo una piccola società di ricerca, no? E i dati sono il nostro lavoro da più di 20 anni e quindi vorrei dare anche un messaggio ottimista in questo breve intervento, perché con il Covid noi abbiamo notato un cambiamento, un forte cambiamento nella nostra attività quotidiana, perché tanti dati che prima era molto difficile avere, non venivano pubblicati con ritardo, invece c'è stata una forte spinta, non so quanto dovuta anche alla vostra meritevole campagna,
da parte di tutte le istituzioni pubbliche verso una maggiore trasparenza. Quindi credo che siamo di fronte ora a un cambiamento anche nell'approccio che hanno le istituzioni pubbliche al rilascio dei dati, ancora del tutto insufficiente, però io nel nostro piccolo abbiamo notato questo cambiamento positivo, a partire dall'Istat. Per esempio, l'Istat sui dati della mortalità pubblica con una tempestività mai vista prima dei dati ben documentati, accessibili e rielaborabili da tutti. E la grande questione è quella dei dati amministrativi, come accennava prima l'intervento precedente. Direi che i dati sanitari, tra i tanti ambiti in cui sono disponibili i dati amministrativi, sono quelli in cui, diciamo, vengono normalmente prodotte più statistiche, vengono forniti dati disaggregati, però è indubbiamente ancora in modo insufficiente. Ma ci sono altri ambiti che sono totalmente da liberare ancora, che sono asserragliati in fortezze di enti che li detengono proprio come uno strumento di potere. Penso per esempio a tutti i dati sulle attività economiche, sulle imprese. Io, per poter avere dei dati sulle imprese attualmente attive sul territorio, devo pagare, e sono dati pubblici, sono i dati detenuti da Infocamere, che è un'azienda delle Camere di Commercio, oppure a tutti i dati sulla criminalità. Non ci sono, per esempio, si è fatto un gran parlare durante il Covid di un aumento della mortalità per suicidi e i tentativi di suicidio. Questi dati saranno disponibili forse a livello disaggregato, a livello provinciale, forse tra 3 o 4 anni. E quindi non c'è modo di verificare queste che sono alla radice di tante ondate di fake news che flagellano, diciamo, tutta l'informazione in questa materia. Per cui, diciamo, vedo un trend positivo, è una battaglia che noi nel nostro piccolo sosterremo, però c'è ancora tanto da fare, e non solo in ambito sanitario, e in altri ambiti importanti per la democrazia e per la vita delle nostre comunità. Grazie. Grazie mille Moreno Toigo. Chiamo Mario Paolucci dell'Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR. Eccomi qui, mi sentite? Sì. Buonasera, sì, sono Mario Paolucci, il direttore dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Vi porto il saluto mio e dei miei ricercatori, e noi non abbiamo avuto dubbi ad aderire a Dati Bene Comune. Il nostro è un istituto che produce e consuma dati sulla demografia, sulle politiche sociali e sulle questioni di genere. Tra le altre cose, abbiamo prodotto l'indagine con il più ampio numero di interviste al mondo nell'ambito delle ricerche effettuate in tema non farmaceutico connesso al coronavirus. Abbiamo studiato gli effetti degli stereotipi di genere in condizioni di stress durante il lockdown, e sul tema specifico dei dati sosteniamo la necessità della condivisione trasparente in formati aperti e riutilizzabili, anche in modo automatico. Perché senza dati le decisioni vengono prese lo stesso, ma con dati e modelli le decisioni vengono prese sulla base dei fatti. Su quest'ultimo tema vi invito a consultare un lavoro recente pubblicato sul blog della nostra sede di Fisciano, e farò poi pubblicare qui nella chat tutti i riferimenti ai temi che sto menzionando. Per questi obiettivi di interoperabilità e condivisione dei dati esistono anche delle infrastrutture tecnologiche pensate in modo specifico per le scienze sociali. I dati però non sono tutti validi allo stesso modo. Come istituto stiamo per collegarci ad una di queste banche dati, che si chiama CESDA, ed è mirata alla condivisione di dati cosiddetti curati, nel senso della cura che si impiega per la loro descrizione ed usabilità. Infine, un cenno breve alla mia materia, che è quella delle scienze sociali computazionali, e in particolare delle simulazioni basate su agente. In pratica, quello che facciamo sono modelli di fenomeni sociali sulla base dei comportamenti individuali, con un'enfasi sulle conseguenze collettive di scelte personali. Per realizzare questi modelli, che possono aiutare nelle scelte collettive, abbiamo bisogno delle cosiddette popolazioni sintetiche, che si costruiscono incrociando dati statistici, ad esempio sulla struttura di età, rilevati dalle indagini, come per esempio quelli dell'indagine europea sui valori, e anche dati ricavati da sensori, come quelli del trasporto pubblico o privato. E a questo proposito concludo segnalando il ruolo delle simulazioni ad agenti usate per il contenimento della pandemia in Australia. Anche qui c'è un link che vi invito a leggere,
Un modello realizzato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Melbourne ha generato una serie di predizioni sui possibili andamenti futuri della pandemia. Questo è un caso in cui le simulazioni sono state utilizzate con molte difficoltà, ma anche con successo, per decidere la durata della quarantena e le date delle prime aperture, che grazie al modello sono state rimandate e hanno sostenuto l'obiettivo australiano, che era quello forte, dell'eliminazione. E questo è tutto, vi ringrazio per questa possibilità e confermo il sostegno del mio istituto all'iniziativa. Grazie, grazie mille Mario Paolucci. E adesso abbiamo l'Associazione Amici di Roberto Morrione con Mara Filippi Morrione. Grazie, grazie di questo invito, ne sono veramente onorata e felice. L'Associazione Amici di Roberto Morrione organizza annualmente il premio Roberto Morrione. Il premio è un premio giornalistico che dà a dei giovani under 30 gli strumenti per realizzare inchiesta. Per questo è importante per noi esserci oggi, è fondamentale, perché nel giornalismo, in particolare in quello investigativo, che è il cuore della nostra attività, è essenziale poter accedere ai dati, che devono quindi essere pubblici. Inoltre questi dati, come già è stato accennato, devono essere assolutamente accessibili nel formato giusto, che ne permetta l'effettiva fruizione, in modo da poterli studiare e analizzare adeguatamente. Dalla nostra esperienza di 10 anni di premio, vediamo che le inchieste guadagnano una dimensione importante quando gli autori riescono a lavorare, a ragionare su questi dati per elaborare informazioni utili alla cittadinanza. Senza dati certi, l'inchiesta rimane una teoria, un'ipotesi più o meno astratta. Roberto Morrione, giornalista del servizio pubblico per 44 anni in RAI e fondatore e direttore di Rai News 24, a cui questo premio è dedicato, in una sua personale indagine 13 anni fa aveva ricostruito la vastità di questa mancanza di dati in Italia, scoprendo che il nostro paese in assoluto era in Europa il paese ad avere il maggior numero di omissioni tra i documenti pubblici. Vi do un'idea, i paesi più virtuosi avevano, mi ricordo, erano Francia e Nord Europa, erano su qualche migliaio di mancanze, quindi di omissis. Noi italiani 13 anni fa eravamo già a parecchi milioni di dati mancanti. E anche a livello mondiale eravamo posizionati purtroppo ai primi posti e non credo che la situazione sia cambiata molto negli ultimi anni. E se consideriamo poi l'alta presenza di corruzione e criminalità organizzata, purtroppo anche collusa con pezzi dello Stato, pensiamo alle tante stragi ancora rimaste irrisolte, il dato diventa inquietante. E anche nel caso di questa pandemia l'Italia continua a distinguersi appunto per poca trasparenza. È perciò importante che si sia costituita questa vasta rete di organizzazioni per spingere le istituzioni italiane nella giusta direzione e spero davvero che questa rete si consolidi e si strutturi meglio e noi ci saremo, e tanto più nel pieno di un'emergenza come quella pandemica attuale, perché anche così riusciamo a mettere in pratica l'articolo 21 della Costituzione, ovvero il diritto ad informare, ma anche ad essere informati, ed essere informati in modo corretto, adeguato, approfondito, e quindi ad essere cittadini ed elettori maggiormente consapevoli e anche fiduciosi nelle istituzioni, come giustamente è stato già detto, e per poter così concretamente realizzare una democrazia compiuta e non soltanto nominale, e per essere quindi anche più credibili in Europa e nel mondo. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille per l'intervento e per l'adesione. Devo essere veloce negli scambi, mi piacerebbe dire qualcosa per ognuno, però siamo proprio serrati, quindi chiamo Fabio Divino di Stat Group 19. Salve, buonasera, grazie dell'invito. Io sono un membro di Stat Group. Stat Group nasce come un gruppo di ricerca indipendente, siamo tutti professori universitari in ambito statistico con esperienza in biostatistica e in epidemiologia e ci siamo fatti da subito promotori dell'iniziativa di Dati Bene Comune.
Perché dati aperti? Fondamentalmente ci sono tre motivi importantissimi. È chiaro che i dati vengono già raccolti dalle agenzie, dagli istituti governativi, ma per tanti motivi non sono accessibili. Sono raccolti per sorveglianza, però qui si instaura già un cortocircuito informativo, perché il sorvegliato è colui che raccoglie i dati di sorveglianza per essere sorvegliato. Vediamo l'esempio di quello che è successo in Sicilia recentemente, è emblematico. Perché dati aperti? Perché prima di tutto perché è necessario riprodurre su base quantitativa i criteri decisionali del decisore. E quindi uno fra tutti, un esempio su tutti, è gli indicatori con cui ad esempio vengono classificati i rischi delle regioni, i colori. RT è una scatola nera dove la maggior parte delle persone non sa come viene calcolato, e anche io credo anche molti decisori non sanno come viene calcolato RT. Ecco, bisogna entrare in queste scatole nere. Un altro punto è la valutazione delle decisioni, quindi una valutazione ex post delle decisioni. Caso emblematico, la scuola. Vengono prese decisioni sulla scuola senza avere informazioni, dati dettagliati sulla scuola, perché non vengono raccolti. Un altro aspetto è scoprire nuovi aspetti relativi al problema. Stat Group, oltre a promuovere appunto l'apertura dei dati, quindi l'accesso alle informazioni, promuove anche la promozione delle competenze, perché i dati, la raccolta dei dati necessita, la gestione dei dati necessitano competenze importanti, dalla definizione dei problemi. Spesso abbiamo informazioni fuorvianti proprio perché ci sono definizioni sbagliate. La gestione dei database, l'analisi, quindi utilizzare modelli e confrontare questi modelli, quindi la condivisione dei risultati, necessitano tutte competenze, fino alla diffusione dei risultati, in cui ci devono essere competenze dal punto di vista della comunicazione. Quindi, oltre all'accessibilità ai dati, Stat Group promuove, insieme anche alla Società Italiana di Statistica, in questo senso anche una promozione della cultura quantitativa in tutti gli ambiti, sia dagli operatori della comunicazione sia ai decisori. E vediamo che quello che è successo di recente, appunto nell'episodio sulle vicende che riguardano i vaccini, dal punto di vista della comunicazione è emblematico. Quindi importanza a accedere ai dati per avere informazioni disponibili per poterle gestire, analizzare e condividere i risultati fra tutti i gruppi di ricerca, e anche promozione della cultura quantitativa, che in questo paese purtroppo è ancora, come dire, diciamo, un po' indietro, ecco. Grazie. Grazie mille. Ho annuito molto durante tutto l'intervento. Adesso abbiamo come ospite Riccardo Iaco, un autore e conduttore di Presa Diretta, trasmissione giornalistica di Rai 3. È stata una delle prime redazioni ad aderire, ne sono arrivate molte altre, le avremo anche qui come ospiti, aderire alla campagna, appunto perché non si tratta solo di dati che possono usare ricercatori e ricercatrici o le persone insomma che si occupano saltuariamente di dati. È stato detto anche prima con l'associazione Amici di Roberto Morrione, questi dati sono fondamentali anche per chi deve informare i cittadini. Quindi do la parola a Riccardo Iacona. Eccomi, mi sentite? Sì. Bene, ciao Donata, ciao a tutti, un abbraccio forte. Sì, è vero, ci siamo gettati con impeto, diciamo, nel sostenere la battaglia dati comuni, e l'abbiamo fatto perché ci siamo incontrati proprio sul terreno del reportage, perché proprio in quelle settimane in cui era partita la campagna, noi andavamo in onda con un'inchiesta importante sulla seconda ondata e ci siamo resi conto del buco terribile che c'era, la mancanza di dati, al punto che abbiamo detto esplicitamente: ma come fanno i decisori politici a prendere le decisioni? È come guidare una macchina al buio. E i dati che mancavano e che purtroppo mancano ancora, sono dati importantissimi, paradossalmente addirittura nell'epicentro di questa terribile pandemia, che sono gli ospedali. Lo sapevamo perché negli anni abbiamo raccontato le falle del Servizio Sanitario Nazionale e ogni tanto anche le eccellenze, per esempio sul piano della digitalizzazione delle cartelle cliniche elettroniche. Però questo SARS-CoV-2 ha questo di forte, che è riuscito a rendere esplicite le nostre debolezze in tanti campi e naturalmente in questo qui. Così
attraversando le terapie intensive del paese, abbiamo scoperto per esempio che la stragrande maggioranza dei dati clinici delle persone ammalate e molte di quelle che poi sono decedute non avevano la possibilità di circolare. Abbiamo scoperto che le 21 diversi servizi sanitari nazionali del nostro paese non sono interlacciati, che le piattaforme sulle quali vengono raccolti i dati non parlano fra di loro, che semplicemente per l'80% dei casi non vengono proprio raccolti in modo trasmettibile, perché ancora siamo alla cartella elettronica cartacea. Abbiamo scoperto, e questo l'abbiamo scoperto perché c'è stato invece qualcuno che ci ha provato, per esempio, a mettere in connessione 100 terapie intensive per vedere i tassi di mortalità, che c'erano dei tassi di mortalità che saltavano, cioè avevamo delle terapie intensive dove si moriva all'80% e alcune dove si moriva al 30%. Questo solo per segnalare quanto sarebbe stato importante, ormai è passato più di un anno, mettere in circolo questi dati, perché servivano molto semplicemente per cercare di capire come mai in quella terapia intensiva si muore all'80% e in quell'altra al 30%. Magari c'erano delle pratiche che potevano diventare diciamo pratica comune e ci avrebbero risparmiato un sacco di morti. Ma noi combattiamo con questo Covid-19 con la mancanza di dati sin dall'inizio, sin dalla prima ondata, cioè quando abbiamo provato, diciamo, a tracciare le persone. E che cos'è il tracciamento se non una raccolta di dati, raccolta di dati immensa? Dovete sapere che, per esempio, io ho attraversato una volta un dipartimento di prevenzione di Modena e provincia, dove alla fine, dove hanno cercato di fare il tracciamento durante la prima ondata, dove lavoravano 300 persone e dove alla fine hanno dovuto monitorare qualcosa come 45.000 persone. Ma nonostante gli insegnamenti della prima ondata, a un anno e passa, noi non siamo stati in grado di costruire delle serie piattaforme elettroniche sulle quali poter raccogliere e diciamo tracciare le persone. Infatti questa è una partita che abbiamo perso, e allora siamo ciechi, no? Però non siamo stupidi, siamo intelligenti, come giustamente ha detto qualcuno di voi, e siamo sicuri che questa sfida che ha lanciato il coronavirus non solo al Servizio Sanitario Nazionale, ma alla modernizzazione del paese, o la raccogliamo veramente perché l'abbiamo compresa fino in fondo, oppure noi veramente rischiamo di uscire da questa crisi non migliori ma peggiori. Ecco perché abbiamo colto subito, diciamo, in questa iniziativa che avete lanciato una cosa importante, di spessore, che parla al futuro del paese. Oggi stiamo parlando di SARS-CoV-2 perché su questo terreno ci siamo incontrati, ma questa partita, naturalmente, come hanno detto molti, saluto tanto Mara Filippi perché aderisco completamente alle cose che ha raccontato, ha a che fare con lo spessore, con la trasparenza, con il mantenimento della struttura democratica del nostro paese. Quindi vi abbraccio forte forte, andiamo avanti con questa iniziativa. Credo che ci incontreremo su tanti terreni narrativi quando Presa Diretta ripartirà, perché questo tema della produzione di dati che siano usabili pubblicamente, perché i dati non sono una cosa semplice, ha a che fare veramente con il futuro del nostro paese. Grazie, un abbraccio forte. Grazie, grazie mille, perché effettivamente questo è un punto di partenza. Se la pandemia ha dato una spinta, dobbiamo cogliere l'occasione e portare avanti queste istanze anche su altri temi, come già facciamo, ma sempre coinvolgendo i cittadini e le cittadine sempre di più. Proverei a chiamare Matteo Moretti, se riesce a parlare subito, perché purtroppo deve scappare, quindi forse non facciamo un cambio al volo. Eccomi, mi sentite? Sì, eccoti, Matteo Moretti, ecco. Scelgo lo studio. Innanzitutto grazie mille, ringrazio tutti, scusate perché i tempi sono quelli che sono e ci sono le call sovrapposte. Volevo ringraziare innanzitutto per l'iniziativa, che è lodevole, qualcosa per la quale anche noi ci stiamo battendo. Noi con Scelgo Studio ci occupiamo di dati e design, o meglio come il design possa aiutare a trasformare i dati in informazione, come diceva prima anche Claudio Calabresi. E gli open data sono fondamentali, poi appunto amplificati dalla situazione attuale abbiamo visto quanto sia importante. E volevo aggiungere anche una piccola riflessione che magari può essere utile, ovvero come sia importante in qualche modo anche aprire ulteriormente i dati aperti, cioè affinché gli open data non siano solo appannaggio di addetti ai lavori come noi, come le altre persone invitate qua, ma che
si cerchi di renderli il più popolari possibili, e noi quando diciamo aprire appunto intendiamo proprio renderli ancora più esperibili, approcciabili da un pubblico più ampio, e questo ovviamente può anche aiutare, o forse sicuramente aiuta anche il movimento per i dati aperti, perché nel momento in cui si popolarizza e si rende un pubblico più consapevole sulle istanze legate ai dati aperti, questo non fa altro che aumentare anche la massa critica di persone. Quindi vi ringrazio per la parte, per l'iniziativa, e vi seguirò più tardi perché adesso devo scappare in un'altra call. Grazie mille. Grazie mille di essere riuscito a intervenire. E quindi ritorniamo alla scaletta, siamo sempre ambito comunicazione giornalismo, ma comunicazione è stato anche l'intervento sulla comunicazione, l'intervento di Matteo Moretti con il suo Sheldon Studio, hanno fatto anche loro delle dashboard con i dati Covid, e chiamo Riccardo Saporiti di Infodata Sole 24 Ore. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per insomma tutto quello che è stato fatto in questi mesi con Dati Bene Comune. Noi siamo il data blog del Sole 24 Ore, lavoriamo con i dati tutti i giorni, lo facciamo chiaramente raccontando il Covid da un anno a questa parte. Non aderire a questa petizione avrebbe richiesto quantomeno una visita psichiatrica da parte nostra. Provo anch'io a mettere un attimino a terra e provare a raccontare un paio di cose che abbiamo fatto utilizzando quei pochi dati che sono stati aperti, per magari far capire che cosa significa, che cosa si può fare con questi dati. Vi sblocco un ricordo, come si dice. L'anno scorso di questi tempi si parlava delle mascherine a 50 centesimi, il prezzo calmierato, e c'era l'allora commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, che accusava chi lo criticava, chi criticava questa proposta, di essere un liberale da divano, se non ricordo male. Utilizzando i dati messi a disposizione della Protezione Civile, abbiamo scoperto che la stessa Protezione Civile aveva pagato le mascherine più di 50 centesimi al pezzo. Addirittura c'era un ordine da 260.000 mascherine pagate 1,70 euro al pezzo. Quindi questo l'abbiamo potuto scoprire utilizzando gli open data della Protezione Civile. Altri dati che non erano open sono stati, le citava prima Andrea Borruso di Ondata, che li ha aperti, e insomma gli siamo grati per questo, a noi li aveva passati, perché funziona anche così, un consigliere regionale del Partito Democratico della Lombardia, che si chiama Samuele Astuti, lo citiamo perché insomma siamo trasparenti anche su questo, non aveva problemi a essere identificato, e avevamo avuto in mano i microdati, cioè i dati sui primi 64.000 positivi ai tamponi in Lombardia. Noi li abbiamo aggregati, quindi siamo posti il problema della privacy, e abbiamo notato, li ha notato in realtà il collega Isaia Invernizzi, che all'epoca lavorava all'Eco di Bergamo, adesso lavora al Post, avevamo notato un picco di contagi nella fascia over 75, nella settimana centrale di aprile, più o meno era quando si era cominciato a parlare, aveva scritto Gad Lerner su Repubblica, dei casi del focolaio al Pio Albergo Trivulzio, che è una residenza per anziani di Milano. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi dati e abbiamo cercato tutti quei comuni che nel periodo tra il 7 e il 15 aprile riportavano un numero consistente, importante, di casi di positività tra gli over 75. Ne abbiamo individuati 39, in tutti e 39 di questi esisteva una casa di riposo, e in 30 di questi 39 abbiamo trovato notizie di stampa o addirittura ordinanze, comunicazioni ufficiali da parte dei comuni che parlavano di focolai all'interno delle RSA. Quindi noi, utilizzando questi dati, siamo riusciti a capire questa cosa. L'abbiamo fatto noi che siamo giornalisti, e immaginate cosa potrebbe fare la società civile, visto che insomma l'intelligenza è diffusa e condivisa, se tutti avessero accesso a questi dati senza aspettare Andrea Borruso che li apre, o il consigliere regionale che ti leggerò email. Grazie ancora per tutto quanto, grazie per averci invitato a essere qui con voi oggi, e firmate la petizione. Grazie mille anche per la call to action. Tra l'altro abbiamo qualche minuto di vantaggio sui tempi, quindi rilancio anch'io la call to action della firma della petizione,
per tutte le persone che ci stanno ascoltando adesso, stanno guardando la diretta, fate un tweet con il link alla petizione, arriviamo alle 50.000 precise, il numerino che ci piace, così lo possiamo proprio vedere il contatore mentre siamo qui che gira e arriva a quello zero, sarebbe molto bello se succedesse. E, mentre andiamo a firmare, a twittare, ascoltiamo Alessandro Sessa di Altro Consumo. Eccomi, buongiorno, grazie anche da parte mia, da parte di Altro Consumo. Noi abbiamo aderito con convinzione ed entusiasmo a questa iniziativa perché da sempre siamo sostenitori e fautori di un modo di fare informazione trasparente basato sui dati, come unica via per rendere i cittadini consapevoli e perché vengano trattati da adulti, così come è stato già detto in uno degli interventi precedenti. Abbiamo già visto come, come dire, in questa fase di pandemia le occasioni che ci hanno messo davanti a carenza di trasparenza nella comunicazione dei dati siano state davvero tante. Pensiamo appunto a quello che è già stato detto, situazione legata ai contagi, legata ai criteri di assegnazione dei colori alle regioni, e in una situazione nella quale le scelte fatte hanno un impatto così forte nella vita di tutti noi, diventa quanto mai necessario che i cittadini possano avere accesso alle informazioni da cui poi dipendono tante, tante cose. Oggi il tema che più di altri si pone all'attenzione è quello del piano vaccini, nel quale è assolutamente necessario che venga fatto tutto con la massima trasparenza. Proprio oggi, Altro Consumo, noi abbiamo divulgato i dati di un'indagine che ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana, da cui emerge, ahimè, un leggero calo nella propensione alla vaccinazione rispetto a un'analoga indagine che avevamo fatto a gennaio. Rimane sempre elevata, siamo sempre, diciamo, parliamo di 3 cittadini su 4 che si vaccinerebbero subito, però la percentuale è un po' in calo rispetto a gennaio. Questo a causa soprattutto di un po' di incertezze che sono state, come dire, veicolate da alcuni fatti, ma soprattutto perché si riscontra poca trasparenza in alcuni passaggi chiari. Quindi questo ci mette veramente davanti alla necessità di avere a che fare con una comunicazione chiara e trasparente. Il dato positivo, se vogliamo dirla così, è che i cittadini maggiormente propensi alla vaccinazione sono quelli che si ritengono più informati. Per cui questo, come dire, dà valore a quello che stiamo dicendo, quindi più dati trasparenti, più informazione per rendere i cittadini consapevoli e quindi per portare avanti questo piano vaccinale, che è veramente il passaggio chiave per risolvere questa grande sfida della pandemia. Noi, sull'onda di questi dati, oggi abbiamo scritto al governo chiedendo che venga fatta massima trasparenza su tutto il piano vaccino, quindi sui contratti che sono stati fatti, su i sistemi di prenotazione, come evitare, come dire, che ci sia chi salta la coda quando in realtà sono i soggetti fragili che hanno priorità. Per cui più c'è trasparenza, più tutto questo potrà essere fatto e quindi più dati vengono messi a disposizione, più i cittadini sono consapevoli e insieme si può veramente trovare la soluzione a tutto questo. Quindi noi continueremo a sostenere questa iniziativa e a percorrere questo pezzo di strada insieme a voi e a invitare i cittadini sempre anche a sostenere la petizione, perché soltanto in questo modo veramente potremmo rendere i cittadini consapevoli di quello che sono i nostri diritti di informazione e quindi risolvere tutto. Grazie ancora. Vero, grazie mille anche per il lavoro costante che fate, e giustamente abbiamo iniziato il nostro percorso di dati bene comune, anche proprio della campagna, parlando dei dati della gestione, dei contagi, delle vittime, le terapie intensive, ma oggi anche i dati sui vaccini, è stato accennato non solo da questo intervento ma anche da altri, sono quelli su cui chiediamo trasparenza e accesso ai dati. Anche qui non ci basta un link a una dashboard, a una vetrina, ecco,
ma chiediamo qualcosa di più. Poi ne parlerete ancora nella sessione successiva con Giorgia Lodi. Adesso do la parola ad Alberto Maio di Aria Pulita, della trasmissione Aria Pulita. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Io qui ho l'onore di rappresentare la trasmissione Aria Pulita, che è una trasmissione regionale, va in onda in realtà su due regioni, Emilia Romagna e Marche. Noi abbiamo parlato nel nostro piccolo di dati per qualche anno anche prima della crisi del coronavirus, perché ci chiamiamo Aria Pulita e concludevamo ogni puntata con i dati della qualità dell'aria, giorno per giorno nelle nostre città, un po' facendo il conto degli sforamenti, delle polveri sottili, eccetera, eccetera. Quindi avevamo un po' l'idea di raccontare che cosa accadeva dal punto di vista della nostra salute, in quello che c'era nell'aria che respiriamo. Poi dal primo lockdown abbiamo un po' cambiato tutto e abbiamo pensato, perché andiamo in diretta dal lunedì al venerdì tutti i giorni, ricevevamo messaggi, ricevevamo richieste, ognuno chiedeva quanti sono i casi nel mio comune, quanti sono nella mia provincia, e allora abbiamo messo insieme i dati che venivano pubblicati dalle regioni, e giorno per giorno pubblichiamo una mappa dove provincia per provincia c'è il numero, molto semplicemente. Questo ci ha attirato anche qualche critica, qualche sindaco che diceva: pubblicate dei dati allarmanti, allarmistici, eppure sono i dati della regione, però noi li coloriamo, facciamo in modo che possa essere chiaro quello che sta accadendo, anche l'andamento, insomma, dell'epidemia nelle varie province. E quindi abbiamo iniziato, abbiamo cambiato un po' il formato della trasmissione, dedicando i primi 5 minuti di ogni puntata ai tamponi che vengono effettuati, alla presenza di pazienti in terapia intensiva, all'incidenza, adesso questo dato importante che è diventato incidenza settimanale dei casi, quella soglia di 250 casi ogni 100.000 abitanti, un po' per provare a prevedere quello che potrà essere il colore della settimana successiva, perché poi ognuno vuole sapere che cosa potrà fare la settimana dopo, per comprendere anche quali sono i comportamenti che potrebbero rappresentare un rischio contagio. Questo è uno dei primi problemi che abbiamo incontrato, perché è da un anno che siamo in questa epidemia. Noi abbiamo chiesto ai tanti nostri ospiti che abbiamo avuto in queste giornate: esisterà mai una pubblicazione dei dati del contact tracing? Sappiamo che ci sono centinaia di persone nel nostro paese che chiamano e parlano al telefono con le persone che sono contagiate, ogni tanto vediamo emergere questo tema come un fiume carsico, soprattutto i contagi sono in casa, anzi no, sono in un altro contesto. Ecco, questo ancora è un tema che noi vorremmo affrontare, che ancora non siamo riusciti ad affrontare, con dei dati che possono venire proprio dal contact tracing, anche solo sapendo quali sono i problemi del contact tracing, con l'app Immuni che è scomparsa ormai dai radar di tutti noi. E poi la DAD, il problema di quanti ragazzi e per quante ore hanno avuto accesso alle lezioni online. Un altro dato che abbiamo chiesto agli uffici scolastici, che ci hanno detto che ci sono questi dati ma saranno pubblicati più in là. Noi stiamo ancora aspettando, giorno per giorno cerchiamo di raccontarlo. Grazie per l'opportunità. Grazie mille per l'intervento, ed effettivamente spesso a molte richieste che vengono fatte la risposta è: ve li daremo, senza avere una data, oppure appunto: ecco, sono qui, guardali, sì, è il link da cui ero partito per fare la domanda. Quindi la frustrazione penso che sia abbastanza condivisa da tutte le persone che sono online in questo momento, le persone aderenti, insomma, che sono qui a parlare. Quello che ci può consolare, un po' riscaldare rispetto appunto a tempo fa, è che abbiamo tante persone, tanti cittadini al nostro fianco, cosa che prima, insomma, eravamo un po' isolati nelle nostre stanzette a fare le domande foglia. Cioè, Riccardo Saporiti, che è intervenuto prima, che forse detiene il record nell'arco del tempo di richieste foia, di richieste di accesso civico ai documenti per avere i dati pubblici. Infatti dice: te li danno, oppure dicono che hai sbagliato. Insomma, le risposte che le persone ricevono sono, che riceviamo sono le più diverse. Quello però che dobbiamo dire è che qualche passetto avanti ogni volta si ottiene. Prima, pensiamo alla dashboard dei vaccini, era una dashboard chiusa, adesso almeno alcuni dati vengono pubblicati nel repository e nel sito di GitHub. Quindi non stiamo parlando al vento, non ci stiamo dicendo che le cose non funzioneranno mai, perché abbiamo avuto delle prove
step by step che in realtà insistere ed essere uniti in questo funziona. Per continuare con la nostra staffetta chiamo Chiara Putaturo di InfoNodes. Sì, buon pomeriggio, mi sentite? Sì. Perfetto, grazie per questa opportunità. Io rappresento l'associazione InfoNodes, che è una neo-associazione, quindi per noi è un onore far parte di questa grande campagna. InfoNodes è nata a settembre 2019 da un gruppo di giornalisti ed attivisti per creare sinergie tra giornalismo investigativo e attivismo civico sui temi legati alla trasparenza, all'anticorruzione e alla giustizia sociale. E abbiamo deciso di aderire alla campagna perché, come potete immaginare, incarna due elementi fondanti della nostra associazione, che rispecchiano anche i due temi dell'incontro di oggi, quello dell'informazione trasparente e dell'attivismo civico. Come è stato detto prima di me, avere trasparenza sui dati della pandemia permette innanzitutto per noi e per i giornalisti che fanno parte dell'associazione che supportiamo di fare vera informazione. Per questo c'è bisogno di dati completi, aggiornati, facilmente accessibili e riutilizzabili. E in secondo luogo, e parlo come rappresentante dell'anima attivista dell'associazione, la disponibilità di questi dati permette ai cittadini di monitorare, capire e essere più partecipi delle decisioni prese. È utile per responsabilizzare da una parte le istituzioni che devono rendere conto, ma e d'altra parte anche i cittadini che possono meglio capire e giustificare le misure e non vederle solo calate dall'alto. E questo a sua volta può generare maggiore fiducia dei cittadini e delle istituzioni, come diceva Susanna Ferro di Trasparenza all'inizio, e questa fiducia è determinante per implementare il rispetto stesso delle misure. E vorrei approfittare di questo breve intervento per citare una classifica sulla trasparenza dei dati della pandemia realizzata da una piattaforma di informazione indipendente basata a Londra, Total Analysis. A dicembre 2020 hanno pubblicato un COVID Data Transparency Index che classifica 100 paesi in base al livello di trasparenza dei dati. Il primo è il Belgio, dove per coincidenza risiedo attualmente. E qui i dati vengono pubblicati su una piattaforma open data dell'Istituto di Sanità belga, Scienzano. Posso dire che anche se i dati non sono perfetti, infatti il rating è 72 su 100, quindi lontano dalla perfetta trasparenza, i dati sono facilmente reperibili, chiari e riutilizzabili, aggiornati giornalmente anche con un buon livello di dettaglio per distretto, per esempio per sesso e gruppo di età. L'Italia è al 10° posto della classifica, con un rating di 64 su 100, con punteggi più bassi per la copertura dei dati, quindi i dettagli, e la trasparenza del dato, cioè come il dato viene raccolto. Anche se la 10ª posizione non può sembrare così male, però come questa iniziativa dimostra, si può fare e si deve fare di meglio. E oggi abbiamo tutti gli strumenti per farlo, penso, e quello che manca è forse solo la volontà politica. Quindi con questo mi sentirei di concludere e vi ringrazio per l'iniziativa. Grazie. Grazie, grazie mille. E, ti ringrazio anche per la citazione di questa classifica, perché quando ci viene detto ma non è, l'Italia già è avanti su questo, li apre tutti, gli altri, andiamo a vedere cosa fanno gli altri paesi. Ok, andiamo a vedere, si può migliorare anche senza avere un punteggio di 100, ne abbiamo 9 davanti, no? Stando a quello che ci siamo appena detti. Quindi il confronto con gli altri paesi ci può aiutare anche per capire dove migliorare effettivamente nell'accesso ai dati, anche nella comunicazione ai cittadini effettivamente. Riusciamo forse a fare un piccolo cambio, perché ha un impegno più tardi, ma c'è adesso Alessandro Merletti De Palo di Coperasi. Ecco, ho tolto il muto. Salve a tutti, grazie di questa possibilità e soprattutto complimenti all'iniziativa e alla campagna. Io sono un ricercatore in scienza della cooperazione, presidente di Cooperasi, che è un'associazione che è nata a seguito di un articolo che è stato scritto da me e altri ricercatori sulla definizione di cooperazione ed è stato scelto dalla conferenza annuale sull'intelligenza collettiva che fa l'MIT ogni anno, per 2 anni di seguito, il primo in Silicon Valley e il secondo alla New York School of Business. Cooperasi è un progetto di ricerca che ha come mission di diffondere la conoscenza e l'applicazione della scienza della cooperazione, come ad esempio, per farne uno, la misurazione della cooperazione all'interno di un qualsiasi sistema sociale, come può essere una nazione o un'azienda.
E in passato a livello internazionale abbiamo proposto un indice del contesto cooperativo nelle nazioni che è stato presentato a Macao a una conferenza statistica. E si chiama minimi quadrati parziali per chi può essere interessato. Personalmente sto seguendo una campagna simile a quella di Dati Bene Comune, ma in ambito sanitario, che si chiama PHC, che è un'ottima campagna di cui ho anche scritto in chat, e sta sviluppando un nuovo modello sanitario. Aderisco a Dati Bene Comune perché la trasparenza è una delle basi della cooperazione, uno dei pillars, sono sette, e quando è comunicata con sensibilità aiuta a sviluppare negli attori di un sistema sociale, come può essere appunto una nazione, a sviluppare la fiducia, perché consente predittibilità, cioè la trasparenza permette agli attori di avere una capacità di prevedere quelli che sono gli eventi futuri molto più alta. E questo sviluppa appunto la fiducia, come diceva anche Transparency International, e sia a livello di relazione tra gli attori, quindi tra i cittadini, sia a livello anche di mercato o la fiducia nei confronti delle istituzioni. Le istituzioni stesse invece, sempre attraverso la trasparenza, veicolano un'affidabilità nei confronti dei cittadini. E infine la trasparenza è un aspetto anche molto potente a livello aziendale, perché ha gli stessi effetti a livello che ci sono nelle nazioni, sia con gli impiegati e tutto il setup aziendale, che anche con i clienti, con i customers. Però questo è un discorso parallelo e molto ampio che sorvolo. Quindi questo è tutto, e sono disponibile a dare la mia expertise perché questo progetto vada avanti, perché secondo me è molto importante. Quindi ringrazio nuovamente tutti i presenti, la campagna stessa, e ad maiora, come si soleva dire un tempo. Grazie. Grazie mille. Infatti arrivano anche proposte di rifare questo evento, non siamo neanche a metà, ma di continuare a incontrarci per confrontarci sulle tematiche e dare proprio il nostro contributo. Sono state dette in tutti gli interventi fino adesso parole importanti come appunto unirsi, mettere insieme, collaborare, perché è stato già fatto tanto in questo anno, ma si può fare ancora di più, anche perché abbiamo visto che di lavoro da fare ce n'è tantissimo su molti aspetti, e non finirà quando finirà la pandemia, sicuramente. Adesso do la parola a Riccardo Borchi di Cura Italia. Eccomi, buonasera, grazie per questa opportunità. Io ho aderito convintamente a questa campagna sia a livello individuale, ma poi anche con il progetto appunto Cura Italia che ho realizzato lo scorso anno. E per chi non lo conoscesse, sostanzialmente è una piattaforma per seguire l'andamento della pandemia di Covid appunto in Italia, ma anche in tutto il mondo, e ultimamente è stata estesa anche alla campagna di vaccinazione. È disponibile all'indirizzo curaitalia.it per chi volesse vederlo, e con l'elaborazione di questi dati ho cercato di renderli più possibile facilmente comprensibili, chiaramente, ma soprattutto anche a chi non ha determinate competenze, perché secondo me questo dovrebbe essere uno dei principali focus. Poi chiaramente il problema è che spesso i dati, come abbiamo visto, non sono a disposizione, e quindi ci troviamo davanti a una forte limitazione. Tra l'altro trovo appunto assurdo che nel 2021 abbiamo tanti dati intrappolati all'interno dei PDF, quindi questo, non essendo un formato aperto, è una forte limitazione. Poi ci sono diversi dati che tra l'altro sulla piattaforma ho calcolato in modo autonomo, sempre a partire chiaramente dai dati a disposizione, come ad esempio le variazioni rispetto ai giorni precedenti, i dati dei nuovi positivi per le province e così via. Tra l'altro, per ultimo, il dato, come è stato anche detto, sull'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, quello che fa scattare la zona rossa se supera 250, anche quello non è un dato disponibile, e in quel caso l'ho calcolato appunto e l'ho messo poi all'interno della piattaforma. Se fosse stato open data, chiaramente, così come altri dati, il processo sarebbe stato molto più veloce ed efficiente, perché a quel punto bastava leggerlo e renderlo visibile. Quindi, insomma, in conclusione considero i dati sicuramente molto fondamentali, soprattutto in questo ambito,
anche perché poi ci permettono di prendere delle decisioni che impattano sulla collettività, ed è per questo motivo quindi che è necessario avere dati pubblici, disaggregati, in formato aperto, documentati e con licenza aperta, perché appunto, come dice anche giustamente il nome della campagna, rappresentano un bene comune, insomma. Quindi grazie per questa opportunità e buon proseguimento. Grazie mille Riccardo Borchi. Come giustamente hai detto, alcuni dati te li sei dovuti calcolare, ci sono state delle opinioni negative all'inizio della campagna, persone che si occupavano della parte scientifica, dei dati della pandemia, anche a livello di comunicazione, che avevano dei dubbi sul fatto che i dati dovessero essere aperti per tutta la popolazione. Per i ricercatori sì, ma non per gli altri. In realtà esempi come il tuo e come molti altri che abbiamo sentito anche oggi dimostrano che non ci vogliamo fare niente di male con i dati, se non aiutare tra l'altro anche la comunicazione trasparente del governo su questo, aiutare le persone ad avere più fiducia. E poi se qualcuno ci fa qualcosa di male con questi dati, fa degli errori, fa delle visualizzazioni sbagliate, se sono aperti è molto più facile il processo di controllo, ovviamente. Quindi grazie mille. Faccio intervenire quindi adesso Fabio Bruno di Radio Start Me Up. Se c'è, sei qui con noi. Faccio un giro nel backstage, come si dice, ma sempre qui, forse non c'è, la regia dice che non c'è. Allora abbiamo Economia Italia. E so che anche qui c'è stato un cambio, dovrebbe esserci Simona Ferrero. Sì, esatto, sono qua. Eccoti. Bene, noi siamo Economia Italia, siamo un'associazione che si occupa in realtà di educazione economica finanziaria. Quindi oggi quello che volevo raccontarvi qua, a differenza di chi ha portato la propria testimonianza prima di me, è una storia. Una storia che io trovo sempre molto interessante e toccante. Questa storia è ambientata durante la guerra di Crimea nel 1856 circa, in un campo di battaglia, o meglio nell'ospedale di un campo di battaglia. Simona, ti interrompo solo un secondo, se puoi abbassarti un attimo perché non si vedono gli occhi, quindi se puoi allontanare, ecco, un po' più lontana dallo schermo. Ecco fatto. Ok, grazie. Scusate. Siamo quindi in un campo di battaglia, nell'ospedale da campo, e abbiamo quindi morti, feriti, ma soprattutto infermiere, giovani donne, spesso inesperte, che cercano di gestire alla bella e meglio, dandosi da fare tantissimo, la situazione. In realtà tra queste giovani donne ce n'è una donna che io trovo estremamente speciale, anche perché non è un'infermiera in realtà, o meglio è considerata la madre delle infermiere, ma è anche una grandissima statistica, si chiama Florence Nightingale. E il suo nome ci ricorda chiaramente anche una delle nostre più belle città d'Italia, ma a parte questo, il suo contributo è stato quello di aver lavorato ininterrottamente non solo per la cura dei malati, ma anche per la raccolta dei dati. Quindi se di giorno dedicava tutto il proprio tempo alla cura di quelle persone in fin di vita, durante la notte raccoglieva i dati, ma non finisce qui. Infatti li rielabora, li studia e li rielabora e arriva così a creare un diagramma nuovo chiamato il diagramma ragnatela o rosa di Nightingale, insomma a nomi diversi. Questo diagramma mostra una cosa estremamente interessante, di estrema importanza, ossia solamente il 10% delle morti era attribuibile alle ferite da guerra, il restante 90% delle morti era attribuibile alle pessime condizioni igieniche e sanitarie dei campi di battaglia e dei relativi ospedali. La storia sarebbe finita qua, e invece no. La donna era amica di quello che era all'epoca il ministro della guerra britannico, Sidney Herbert, porta a quest'uomo questi dati. L'uomo che cosa fa? Coglie la grandiosità del risultato e anche la preoccupazione del risultato trovato e decide di mettere su una commissione che, sulla base di quel risultato, ha raccolto altri dati, studiato questi dati e poi è arrivata alla riduzione
possiamo dire, anche sostanziale delle morti dovute a condizioni igieniche, che ricordiamo essere diverse dalle ferite da guerra. Ecco, questo è considerato il momento di fondazione della scienza infermieristica moderna e contemporanea. Bene, io mi sono spesso chiesta in quest'anno noi che cosa abbiamo fatto, perché certamente all'epoca, insomma, io immagino questa donna chiamata anche la signora con la lampada, no? Di notte a lavorare con il lumino su carta e penna. Al giorno d'oggi abbiamo computer, abbiamo una potenza computazionale mai vista prima, eppure la condizione delle morti da qua a un anno, all'anno scorso, è cambiata. Come avrebbe potuto cambiare se avessimo davvero utilizzato e raccolto correttamente, insomma, in maniera più chiara possibile i dati? E quindi io credo che questo interrogativo rimarrà forse per sempre senza risposta, però la storia ci ha insegnato, forse non abbastanza. Grazie, grazie mille Simona Ferrero, perché la storia di Florence Nightingale, andatevela a cercare se volete approfondirla, vedere il grafico famosissimo di cui hai appena parlato. La sua raccolta dati ha veramente cambiato, ha dato un impatto enorme e visibile. Quello che si diceva all'inizio della diretta è che non è detto che il lavoro che facciamo sulla richiesta dati abbia un impatto immediato, no? Spesso non è stato così nella sanità, ma sì, la sanità è pubblica, siamo abituati a tante cose, non vediamo sulla nostra pelle giorno per giorno quello che la disponibilità di dati aperti può comportare. La storia che hai raccontato effettivamente dimostra che guardare e il fatto che siano state persone, che lei era una persona insomma, che lavorava in quel settore, guardare le problematiche, raccoglierle, dimostrare che effettivamente si poteva migliorare, ha salvato migliaia di vite e dal suo esempio poi così è stato anche negli anni successivi. Io ringrazio tutte le persone che sono intervenute in questa prima sessione che ho avuto l'onore di moderare e devo dare la parola a Giorgia Lodi, che per me è l'Amazzone degli Open Data, perché Giorgia Lodi ha passato molti, molti giorni, mesi a twittare, sempre alla stessa ora, a mandare su Twitter il suo messaggio per chiedere dati pubblici, per chiedere dove erano, dove sono, perché non ce li date, in qualsiasi forma, instancabile. E quindi le passo la parola, mi sa che non possiamo essere insieme nello schermo, quindi la saluto da qui e buona continuazione con il resto della diretta. Grazie, grazie Donata, grazie tantissime. In effetti è vero, ho fatto un po' di tam-tam su Twitter in un certo periodo di tempo, anche al tempo dell'apertura dei dati sui vaccini, ok? Poi sono arrivati i dati aperti sui vaccini, tra l'altro siamo in diretta insieme al presidente Draghi, dove forse parlerà di vaccini, quindi siamo in tema, ecco, mettiamola così. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare tutti voi che siete qui presenti, grazie anche per avermi dato questa opportunità di moderare questa sessione che si chiama Fa bene alla trasparenza e alla democrazia, e adesso cercheremo di vedere con i nostri panelist di questa sessione perché. Volevo solo dire un paio di cose io. La prima cosa innanzitutto è che questa sessione che ha guidato veramente in maniera sublime, lasciatemi dire Donata, sulla ricerca è per me motivo di orgoglio. Okay? Io adesso sono nel mondo della ricerca e mi fa molto piacere aver visto anche, non so se è ancora connesso, Mario Paolucci, che è un direttore di uno degli istituti del CNR, e annuncio che proprio oggi il mio istituto si è, quindi l'Istituto di Scienze, delle Tecnologie della Cognizione del CNR, si è unito in questa battaglia, anche lui oggi proprio, in occasione di questo evento che abbiamo online. Questo perché i dati aperti non sono soltanto una questione di nicchia, ma sono una questione importante di tutti noi. Tutti quelli che sono venuti prima di noi ce l'hanno detto chiaro e tondo, è una questione anche per la ricerca. La ricerca può avanzare anche se le istituzioni pubbliche restituiscono a tutti indistintamente, quindi anche alla ricerca, i dati che loro stessi producono per le loro attività, per esempio istituzionali. Il mio, tra l'altro, istituto sta facendo attualmente, penso ancora aperto, un questionario sulla
fiducia nei vaccini, quindi la fiducia della popolazione nei vaccini, vi invito a cercarlo, esiste, almeno fino a qualche tempo fa era online, io l'ho pubblicizzato anche sui social network, e questo mi dà anche spunto per dire un'altra cosa secondo me importante. Io ho guardato un po' i dati sui vaccini, no? E abbiamo discusso anche tanto, forse anche prima abbiamo accennato alcune cose. I dati aperti sui vaccini sono finalmente aperti, stanno su GitHub Italia, attenzione, non di una singola amministrazione, quindi un messaggio molto importante e forte, però lasciatemi dire, io da tanti anni ho lavorato anche in istituzioni pubbliche, ho cercato di promuovere la logica anche della qualità dei dati che vengono rilasciati, perché soltanto se abbiamo dati di qualità riusciamo effettivamente a tirar fuori il vero valore aggiunto, l'informazione di cui si diceva prima, effettiva. Però ecco, guardando quei dati, qualcosa di zoppicante in termini per esempio di semantica mi verrebbe da dire che c'è, no? La famosa categoria altro, che spesso è stata menzionata anche di recente su social network, non aiuta, secondo me, la trasparenza, prima di tutto, e non aiuta nemmeno ad avere un dato di buona qualità, perché che tipo di analisi ci posso fare se mi mettete tutto dentro una categoria altro, che tra l'altro cresce in una maniera impressionante, quindi chissà che cosa c'è là dentro, ci sono i fragili, ci sono i magistrati, qualcuno diceva qualche regione fa questa cosa qua. Quindi forse noi dobbiamo, anche in termini di dati aperti, ed è qui anche che entra in gioco dati bene comune, pensare a un discorso di mettere in piedi dei processi anche dietro a questa apertura di dati che siano sostenibili, lasciatemi dire, e che quindi rendano il dato alla fine di qualità, perché sarà sempre fresco se il processo è sostenibile, quindi facciano diventare questa pratica una pratica delle nostre pubbliche amministrazioni. Non dovremo più arrivare noi tutti a richiedere i dati, arrivano a quel punto. E quando io lavoravo nelle istituzioni pubbliche, spesso si diceva, però sai Giorgia, domanda, no? Come facciamo ad alimentarla? Ecco, dati bene comune è un esempio in cui forse dovremmo alimentare l'offerta più che la domanda, perché la domanda ce l'abbiamo. Ora io non voglio rubare altro tempo ai nostri invitati qui, quindi inizio subito con una tra l'altro delle più belle comunità open data che abbiamo in Italia, lasciatemelo dire, io lo dico sempre in quasi tutti i miei interventi e lo ribadisco anche qua chiaro e forte, che è Open Data Sicilia. Abbiamo Nino Galante che ci rappresenta qui la comunità Open Data Sicilia. Nino, che cosa sta succedendo in Sicilia? Cosa è successo anche con questi dati? Forse questa cosa che dicevo dei processi e di anche cercare di capire se c'è e ci può essere una trasparenza anche dei processi e dei dati, non potrebbe aiutare anche non solo nell'apertura, diciamo, visto quello che si è sentito purtroppo proveniente dalla vostra regione. A te. Sì, salve a tutti, buonasera, ciao Giorgia. Sì, sicuramente. E infatti la cosa strana, a parte il fatto che noi già da tempo chiedevamo dati aperti soprattutto a livello, diciamo, provinciale e comunale per colmare quella lacuna, insomma, di cui ci siamo accorti, perché noi veramente da più di un anno, da quando Umberto Rosina e Company, ovvero sia il Dipartimento di Protezione Civile, hanno iniziato a pubblicare i loro dati su GitHub, su quel meraviglioso repository, e noi li abbiamo utilizzati e chiedevamo appunto di colmare questa lacuna con i dati provinciali e comunali. Però hai ragione tu, non sappiamo ancora nulla, a parte il fatto che dopo un anno non abbiamo mai ricevuto risposte né alle nostre sollecitazioni. Una lettera aperta è partita già nel marzo dell'anno scorso e noi eravamo già perfettamente consapevoli che, tra le altre cose, i dati aperti possono sicuramente porre un freno a possibili errori e a possibili manipolazioni, perché se i dati sono di qualità in qualche modo dovresti accorgertene, comunque, insomma, magari se i dati sono aperti hai anche più possibilità, insomma, che di capire un po' come avviene, ad esempio lo vediamo tutti i giorni, no? Quando arrivano al Dipartimento di Protezione Civile tutte le segnalazioni, ma guardate questo dato qua non va bene, è errato, eccetera eccetera. Quindi noi ancora oggi, dicevo, per tornare alla tua domanda iniziale, non sappiamo esattamente qual è il flusso dei dati che viaggiano in regione. Abbiamo sentito di una piattaforma che però
diciamo ovviamente a cui non abbiamo accesso, a cui non, cioè, da cui non possiamo trarre dati. A volte sentiamo di strani flussi che tornano indietro attraverso email, accompagnate più o meno da spreadsheet o addirittura semplicemente testo. Quindi noi l'abbiamo chiesto con un'altra lettera aperta, nuovamente ad un anno di distanza, la disponibilità dei dati di qualità, e nell'anno scorso praticamente abbiamo anche segnalato tutta una serie di errori alle quali segnalazione non è mai seguita, diciamo, una risposta, una rettifica, per quanto insomma queste cose fossero pubbliche, anzi quasi una risposta piccata: abbiamo altre cose più importanti di cui occuparci, come se un osservatore epidemiologico non avesse, diciamo, da fare altro di più importante se non appunto che occuparsi di dati. Che ti devo dire? L'anno scorso, noi, per colmare questa lacuna, a un certo punto, quando abbiamo visto che la regione siciliana pubblicava in infografiche, comunque con comunicati stampa, questi dati provinciali, o comunque buona parte di questi dati provinciali non li avevamo, noi per 5 mesi, no, scusate, fammi pensare, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, insomma, fino a quando hanno pubblicato, noi quotidianamente abbiamo emulato Rosini e come comunità abbiamo riportato in un nostro dataset quei dati provinciali in modo tale che potessero essere dati da cui fare delle analisi, quindi vedere delle curve, vedere un attimino quali potessero essere le tendenze. Quindi questo è quello che ti posso dire. Certo. No, innanzitutto voglio dire grazie per tutto questo lavoro di comunità che fate, siete un esempio, ok? Siete veramente un esempio da ripetere. Mi piacerebbe che ci fossero altre comunità come la vostra in altre regioni d'Italia da alimentare proprio per star dietro a queste cose. E la cosa che qualcuno diceva prima, questo significa anche fiducia, no? Cioè riuscire ad instaurare questo, è brutto sentire che quasi, no, ti trattano in malo modo, o comunque quasi come se tu fossi, oh, vabbè, un altro a cui rispondere. È chiaro che loro hanno il loro lavoro, però se vogliamo la fiducia dobbiamo pensare dobbiamo coinvolgere, no, la cittadinanza il più possibile come istituzioni pubbliche. Questo lo dico a tutte le istituzioni pubbliche che sono in ascolto, e dico anche, se ce ne sono, non aspettate il politico di turno che vi dia il là, fatelo voi perché è importante farlo. Grazie Nino, grazie mille. Ora siamo anche un pochino in anticipo, meglio, lascio così, lascio forse un pochino più spazio anche agli interventi successivi. A questo punto passo la parola a un'associazione che, tra l'altro, alla quale vorrei chiedere una cosa nello specifico, tra l'altro, che si chiama Unilab Svolta Studenti, Matteo Giugovaz. Matteo, sei con noi? Sì. Ciao, eccoti. Buon pomeriggio a tutte e tutti, e prima di tutto grazie mille per averci accolto. Scusatemi, io sono abbastanza elettrizzato perché io sono uno studente di economia e scienze sociali, quindi coi dati, e faccio anche l'assistente di ricerca, e quindi coi dati ci lavoro e insomma ne faccio il mio pane abbastanza quotidiano, con tutta l'umiltà di chi insomma è ancora molto all'inizio della sua esperienza di ricerca sicuramente. Ma non sono qui come studente, oggi sono qui come coordinatore nazionale di Unilab Svolta Studenti e come rappresentante in CNSU per questa realtà. Noi siamo una realtà apartitica, indipendente, laica, insomma, rappresentanza da studenti per studenti, senza nessun movimento o partito dietro. E noi ci occupiamo di università, ovviamente, cioè, siamo rappresentanti al principale organo consultivo siamo rappresentati come principale organo consultivo del Ministero dell'Università e della Ricerca, dove al momento siede la ministra Messa. E quello che abbiamo fatto da sempre è chiedere dati, accesso ai dati, almeno per i rappresentanti all'inizio, ma poi anche in realtà per tutta la comunità studentesca, in generale per la comunità, perché insomma avere accesso ai microdati e non solo ai dati aggregati come oggi sui siti dell'Università e del MUR è uno strumento potentissimo per fare qualsiasi tipo di policy making e di policy advice, in primo luogo, è quello che facciamo noi. Questa cosa, cioè, ci tengo a dire, non deve essere sostitutivo ovviamente alle idee, ai pareri degli studenti, a rappresentare anche le idee un pochino più semplici e
insomma, elementare, anche in alcuni casi che dobbiamo portare avanti, come il diritto allo studio, che sono ancora purtroppo talvolta dimenticate, ma devono servire, secondo me, come complemento per poter fare del policy making effettivamente utile a tutte le studentesse, a tutti gli studenti dell'università italiana. Volevo dare solo tre spunti su come questi dati potrebbero essere utili, e poi chiudo, non solo in tempo di pandemia, ma anche in generale. Cioè, il primo luogo, microdati per il diritto allo studio, per capire qual è la soglia effettiva, dov'è l'ottimalità nell'arrivare a diminuire progressivamente la tassazione o nell'estendere la tax area proprio. Avere dei dati sulle studentesse e gli studenti che fanno parte della comunità universitaria su questo e averli accessibili a tutti sarebbe fondamentale. Idem sul tasso di abbandono e sull'orientamento. Perdiamo tantissimi, l'università perde tantissimi giovani, più del 15% ogni anno, secondo l'ultimo rapporto Hamburg. Dov'è l'errore? Sta nella didattica, sta nell'orientamento? Avere un approccio più data-driven su questo può essere fondamentale. E da ultimo, una cosa a cui io tengo molto anche insomma nella vita professionale, è l'impact evaluation. Cioè, stiamo facendo delle politiche per l'università, stiamo cambiando le cose. Dopo 5 anni vogliamo poter vedere se questi cambiamenti, queste politiche hanno avuto un effetto oppure no. L'unico modo per farlo è avere dati accessibili quanto più possibile, quando più persone possibile, e mi trovo molto d'accordo con quanto detto prima, per fare delle decisioni, delle scelte informate e per dare anche più fiducia verso le istituzioni universitarie e in generale tutte le istituzioni del paese. Noi abbiamo chiesto più volte accesso ai dati, la risposta è sempre stata un farfugliamento e un nicchiare aspettando che demordessimo. Purtroppo, insomma, lo fatto dell'arte è questo, ma siamo fiduciosi che potremo avere, insomma, accesso ai dati quanto prima possibile per tutti quanti. Ringrazio davvero tutti per l'ascolto e per questo momento di condivisione davvero, davvero, davvero importante. Spero, insomma, vi siano altre occasioni del genere. Grazie a tutti. Grazie Matteo, grazie mille. Prima di tutto, innanzitutto complimenti, perché io dico sempre che sulla questione dei dati aperti bisogna iniziare da giovani, ok? Anche se in realtà il patrimonio è molto variegato, come vedete, nella nostra intelligenza collettiva, qualcuno l'ha detto all'inizio, ma anche i giovani sono il futuro, i giovani devono capire certe problematiche, quindi è molto bello sentir dire queste cose da giovani studenti. E un'altra cosa molto bella che hai detto è che hai parlato sia di dati in generale, perché qua parliamo di dati bene comune, è vero, stiamo parlando della pandemia, ma dati in generale, la pandemia è anche questa un'altra cosa che io spesso ho ricordato. È vero, ci sono i dati sanitari, ma ha un impatto su tutti gli altri settori, economico, sociale, educativo. Non sappiamo ancora ad oggi se le scuole sono effettivamente un luogo di contagio o le università sono un luogo di contagio. Forse sì, perché dicono gli ambienti chiusi sì, ma non abbiamo dati su questo, ok? Quindi, ecco, mi fa molto piacere sentire questi spunti e anche la questione dell'impatto delle politiche, no? Mi dispiace dirlo, però noi abbiamo a volte i colori famosi che parlava il professor Cartabellotta all'inizio, si basano a volte su dei valori dell'RT, su dei dati vecchi di 14 giorni, ma in 14 giorni nella pandemia sappiamo che cambia tutto il mondo, ok? Quindi è chiaro che dobbiamo migliorare in questo senso proprio per avere quell'impatto che Matteo ci ricordava. Grazie ancora. Passiamo quindi all'intervento successivo. Parliamo con l'Associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera, qua abbiamo i dati geospaziali probabilmente, con Francesco Fiermonte. Francesco, se ci sei, a te la parola. Sì, grazie mille innanzitutto per l'invito, grazie mille anche e soprattutto per questa bellissima iniziativa. Due parole sull'associazione. L'associazione di GPOS è presente in Italia da un po' di anni, ha come obiettivo favorire lo sviluppo, la diffusione e la tutela del software esclusivamente libero, lo software, per l'informazione geografica. Noi abbiamo questa simpatia particolare per tutto quello che fa parte dei geografici come system. Francesco, scusami, ti interrompo un attimo, mi dicono dalla regia che si sente pochissimo, ti puoi avvicinare un pochino meglio al microfono? Grazie. Pochino, si sente molto lontano. Parlo più forte, no? Meglio. Okay. Va meglio? Ok, va bene, quindi abbiamo questa predilezione, quindi per l'informazione geografica,
diciamo, a tutto quello che è libero, a partire dal software, dati aperti e quant'altro, ovviamente con particolare riferimento all'informazione geografica, diciamo così, che è la nostra passione e il nostro interesse, anche per consentire un progetto, e stato bilancio, un trasferimento. Quindi, in realtà, non ci occupiamo solamente di software, di dati, ma abbiamo a cuore anche mantenere e stabilire, ovviamente, relazioni con tutte le comunità, quindi anche questa, anche la vostra, che fanno di questa sostanza uno dei propri, diciamo così, obiettivi particolari. Oltre a questo, l'istituzione a volte sostiene la definizione di standard aperti, perché è meglio e sicuramente utile avere dei dati aperti, però se li andassimo a pubblicare con formati strani, chiusi, proprietari, che si parlerebbero molto poco, diciamo. È stato evidenziato il problema del pubblicare i PDF, che poi magari sono scansioni di documenti. Francesco? Scusami se ti interrompo ancora, ma veramente dicono che non si sente nulla, io sento poco. Forse se ti togli le cuffie e apri così al microfono, cioè normale, probabilmente la cosa migliora. Provo a togliere la cuffia, mi sentite meglio? Sempre un pochino lontana, però insomma. Ecco, prova. Va meglio? Sì. Guarda, siamo leggermente in anticipo, quindi va bene. Una cosa bello della diretta, anche questo. Quindi con gli strumenti digitali, quest'anno ci siamo abituati a questo e altro. Vediamo. Allora, siamo meglio? Non lo so, prova. Forse è proprio la connessione in sé. Mi sembra ammogliato il cavetto, scusate, ovviamente. Probabilmente è un po' la connessione, sai, più che le cuffie a questo punto, mi viene da pensare. Sto usando una LAN, quindi ok. Da quel punto di vista si dovrebbe essere. Ok, prova, vai. Prova. Forse la cuffia che hanno dato il peggio. Sì, è un pochino, ma non tantissimo, devo dire. Vabbè, allora io tanto non c'è nessuno in questo momento. Guarda, facciamo una cosa, Francesco. Passo al successivo. Nel mentre facciamo magari anche delle prove, chiedo alla regia se riuscite magari eventualmente anche con Francesco a fare una prova a parte per cercare di migliorare questa cosa. Va grazie, bene, Francesco? Grazie mille. Allora, passiamo all'intervento successivo. Dunque, abbiamo l'associazione Dati Aperti, meglio di così, di Luigi Selmi. Luigi, sei con noi? Sì, sono con voi. Eccoci. Ciao Luigi. Prego, ciao. A te. Grazie per aver promosso questa iniziativa, a cui sono felice di partecipare sia come cittadino, sia come membro dei Dati Aperti, e un'organizzazione con lo scopo di acquisire competenze e fornire supporto a imprese e amministrazioni sull'uso, l'integrazione e l'analisi dei dati aperti, strutturati e non strutturati. Venendo al punto dell'iniziativa, quest'anno abbiamo imparato finalmente purtroppo che l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni non riguarda solo il problema della trasparenza, ma anche della salute e della salvaguardia delle dati dei cittadini. Ci siamo chiesti se le informazioni rese disponibili attraverso i giornali siano state sufficienti a informare la cittadinanza sul rischio rappresentato dal virus e se non era possibile fare qualcosa di più e di meglio e agire più in fretta. Le opinioni anche degli esperti sono apparse spesso contraddittorie e vaghe, sia rispetto alla distribuzione geografica del virus, sia rispetto alla sua evoluzione temporale in aree diverse del territorio. E questo ha generato diffidenze tra la popolazione e soprattutto, secondo noi, sottovalutazione del rischio. Molte persone non hanno e ancora non capiscono
qual è il rischio di contrarre il virus. Forse, infatti, tra tutte le vittime, molte si potevano salvare se avessero avuto una percezione del rischio più vicina alla realtà. E questo voglio dire per quanto riguarda sia il rischio di infezione, ma anche le chance, le opportunità di avere poi un'adeguata aiuto da parte delle strutture ospedaliere. Per esempio, molte delle vittime si sono mosse tardi, si sono rese conto troppo tardi che avevano il virus, è stato scoperto spesso per influenza, e gli ospedali non avevano informazione sulla recettività degli ospedali, quindi molti sono stati portati in ospedali che poi non avevano o disponibilità o, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive. Quindi prego. No, se devi finire, finisci pure. Sì, per quanto riguarda l'apertura del discorso anche al di là del Covid, per il discorso degli aree aperte, noi abbiamo partecipato volentieri all'iniziativa con la speranza che possa aumentare la consapevolezza da parte di tutti, quindi cittadini e amministrazioni, della necessità dell'apertura dei dati, non solo per la salute pubblica, ma anche per il monitoraggio del territorio. E quindi favorire la trasformazione degli enti pubblici da silos poco trasparenti e non interoperabili. Tu che hai citato la semantica, questa è proprio l'interoperabilità, è una questione molto, molto difficile e non ancora risolta. E trasformare le amministrazioni appunto in fornitori di dati efficienti. Attraverso API, quindi funzioni che possono essere accessibili da utente e imprese, da cittadini e imprese. Come proposta finale per chiudere il mio intervento, io e i membri della mia associazione siamo disposti ben volentieri a partecipare a iniziative tipo per esempio la pubblicazione di post, blog, riguardanti anche altri dati, perché il prossimo step appunto è affrontare le conseguenze della certo, pandemia. Certo, le conseguenze più generali, sì, quindi chiaramente. Noi abbiamo monitorato molto spesso altri dataset per quanto riguarda il territorio, per esempio, quindi informazione spaziale, e devo dire che siamo ancora molto lontani da una qualità e una disponibilità, un update dei dati sufficiente per esempio avviare imprese, iniziative, certo, di certo, cittadini. Certo. E quindi ci auguriamo e ci offriamo affinché questa iniziativa prosegua. Insomma. Ecco, lo spunto, Luigi, che ci hai dato, i dati aperti come sviluppo economico. Il dato aperto per tutti mette tutti nelle stesse condizioni di riuso del dato per tutte le imprese che vogliono riusare quei dati, costruirci servizi innovativi per tutti noi cittadini che poi ne possiamo usufruire. No, è molto importante anche quello che hai detto, anche il discorso della percezione del rischio. Il dato aperto fa bene alla trasparenza e alla democrazia anche per questo aspetto, perché il cittadino diventa più consapevole, perché conosce di più, perché ci sono il lavoro di bravissimi giornalisti che abbiamo sentito anche prima, che possono aiutare meglio a interpretare quei dati per il cittadino. Grazie Luigi per il tuo intervento. Passo a un altro intervento di una persona che conosco, Matteo Navacci di Privacy Network. Matteo, se sei lì, dici: la privacy è una scusa per non aprire i dati sanitari, per esempio?
Ciao Giorgia, grazie, buonasera a tutti. Io sì, oggi mi faccio portavoce di Privacy Network, che è un'organizzazione che si occupa di privacy e tutela dei diritti fondamentali delle persone. Noi, come suggerisce il nome, siamo fortemente legati al tema dei dati, anche se ci occupiamo dell'altra faccia della medaglia, che è quella della privacy e della protezione dei dati personali. Però a novembre 2020 ci siamo innamorati di questa campagna Dati Bene Comune, perché sempre più spesso ci troviamo di fronte a questioni legate proprio alla trasparenza dei dati e dei processi decisionali. Noi, come sappiamo e come diciamo anche spesso sui nostri canali, la democrazia del XXI secolo affonda le radici nei dati e le istituzioni e la politica sempre più spesso prendono decisioni basate su dati e anche ultimamente algoritmi che purtroppo non sempre sono disponibili e accessibili alle persone. Allo stesso modo, tutti sappiamo che non può esserci democrazia senza trasparenza dei processi decisionali, perché la democrazia è per definizione il governo del visibile. Quindi deve esserci senza trasparenza dei processi decisionali, senza contraddittorio, non c'è democrazia. E in questi mesi abbiamo anche visto gli effetti negativi di questa mancanza di trasparenza, anche attraverso i vari attriti tra governo centrale e regioni. Il caso Lombardia, uno degli ultimi, ma ce ne sono stati tanti, anche Calabria e tanti altri a novembre proprio. Quindi questa trasparenza oggi, secondo noi, si ottiene anche attraverso un approccio open by design, oserei dire, dei dati. Quindi sia quelli utilizzati per supportare i processi decisionali tradizionali della pubblica amministrazione, ma a maggior ragione quelli automatizzati nel caso di algoritmi, intelligenza artificiale, come proposto anche dal governo Draghi. E tutto questo deve essere però a complemento di un sistema di governance e condivisione anche granulare di questi dati, che è supportato da un principio parimenti importante, che è quello di privacy by design, che è già previsto peraltro dalla normativa europea per la protezione dei dati. Come dicevi tu all'inizio, spesso la normativa privacy viene indicata come ostacolo alla trasparenza e anche come impedimento alla pubblicazione di dati aperti, disaggregati, però in realtà non è vero, come abbiamo avuto occasione più volte di far notare, ed è spesso frutto di una scarsa consapevolezza della normativa privacy stessa, se non addirittura spesso una scusa per non pubblicare i dati, perché questa pubblicazione, nel rispetto della normativa privacy, nel rispetto dei diritti delle persone, richiederebbe un certo lavoro per tutelare questi diritti, quindi una certa operatività sui dati per, ad esempio, anonimizzarli o comunque pubblicarli in un certo modo. Quindi sembra quasi paradossale, ma la trasparenza del trattamento dei dati è anche uno dei cardini fondamentali della normativa privacy, perché senza trasparenza non può esserci fiducia da parte delle persone anche nelle istituzioni. Quindi questo è fondamentale assolutamente. E in conclusione dico che noi come Privacy Network abbiamo deciso di aderire alla campagna Dati Bene Comune proprio anche per dimostrare che il binomio dati aperti e privacy non solo è possibile, ma è anche auspicabile, perché privacy e protezione dei dati non sono ostacoli, ma casomai una guida per assicurare che tutto quello che facciamo con questi dati non abbia poi conseguenze negative per le persone, che dovrebbe tra l'altro essere anche lo scopo primario della pubblica amministrazione, soprattutto in un periodo del genere e a maggior ragione dopo, si spera, la pandemia, quando ci saranno un sacco di processi decisionali automatizzati, un sacco di dati, speriamo, che vanno utilizzati nel modo giusto. E il modo giusto è partire dalla trasparenza. Grazie, grazie mille Matteo, in effetti sono totalmente d'accordo con te. Tra parentesi dico, spesso molti mi chiedono, però sai Giorgia, dopo se io prendo quel dato che magari è anche anonimo, ma poi dopo lo riuso insieme ad un altro, lo metto insieme ad un altro, prima o poi scopro l'identità di qualcuno. Io dico sempre che qui c'è un po' il balance, diciamo, tra beneficio e rischio, no? Il beneficio di apertura, tu ci hai proprio chiaramente detto, è molto molto più alto probabilmente della possibilità di non so quanti hop di riuso di scoprire che forse c'è dietro la persona Giorgia Lodi, per esempio. Quindi grazie mille Matteo per questo tuo intervento. Continuo ad andare avanti con la scaletta come prevista, poi eventualmente proviamo a recuperare
Francesco prima. Quindi parliamo con QGIS Italia, Matteo Ghetta sì, è con noi. Sentite? Mi sentite? Sì. Ciao. Bene, Matteo. Allora grazie mille per l'invito. E io sono qui a rappresentare in realtà un gruppo di utenti di un software che magari qualcuno di voi utilizza per fare le mappe, che appunto è QGIS. In realtà l'intervento di Francesco casca a fagiolo prima del mio, nel senso che l'associazione di Francesco rappresenta il software geografico libero, di cui QGIS è uno di questi, insomma. Quindi diciamo che siamo coinvolti nella stessa battaglia, anzi colgo anche l'occasione per salutare Francesco. E per quanto riguarda i dati, noi siamo ovviamente favorevoli, abbiamo sottoscritto la campagna di dati bene comune proprio perché il dato geografico è fondamentale. Molto spesso viene distribuito in maniera appunto o troppo aggregata o a volte anche con delle licenze non troppo felici. Uno dei tipici esempi, insomma, della storia abbastanza recente è stato il dato catastale, distribuito all'inizio con una licenza, era stato distribuito, quindi finalmente eravamo tutti quanti contenti, ma la licenza inizialmente prevista era la licenza CC, ma non commerciale, e opere non derivate, quindi sostanzialmente ci si poteva fare gran poco, insomma. Questa cosa è cambiata, quindi viene fornito il dato comunque consultabile, non il dato grezzo, e si vede comunque sul sito che le statistiche di utilizzo, di scaricamento di questi dati, di quanti utenti, è ovviamente in continua crescita, quindi vuol dire che un dato fornito in questa maniera serve, e serve molto. Ci sono poi delle strade, diciamo così, più grandi di quella dell'Italia, per esempio quella dell'Unione Europea, dell'Agenzia Spaziale Europea, che fornisce, che ha insomma in piedi questo servizio gigantesco che si chiama Copernicus, che fornisce qualcosa come 3 petabyte di dati l'anno, insomma, che sono, mi viene solo da pensare a quanto possono essere grossi gli hangar che contengono i server e gli hard disk che contengono questi dati. E sono forniti come dati liberi veri, nel senso ci si può fare molto, si possono prendere, e quindi l'importanza di avere questi dati per poter fare delle analisi dal punto di vista giornalistico, statistico, geologico, ambientale, archeologico, e insomma sono qui a rappresentare più che altro quello che magari per voi è un mezzo, che è appunto un software, quanto invece per me è un fine, che è proprio l'utilizzo e il miglioramento di un software. Ciò nonostante, nelle varie mailing list, forum, gruppi Telegram, eccetera, una delle domande che viene spesso posta da alcune persone è proprio quella di: ma dove trovo questo dato? Ma perché questo servizio è spento? Ma perché il portale cartografico nazionale, regionale o che sia non sta funzionando, non risponde? Perché quel dato è messo nella parte sbagliata del mondo? Quindi sottoscriviamo appieno, insomma, questa campagna, perché i dati sono importanti, e lo sono anche quelli geografici, ovviamente. Sono assolutamente d'accordo. Poi io venivo dall'Agenzia per l'Italia Digitale, cioè un gruppo sui dati geospaziali proprio fortissimo, quindi chiaramente sono d'accordo con te, e anzi forse direi che dovrebbero essere un pochino più aperti, e ci hai raccontato bene il perché effettivamente. Quindi grazie del tuo intervento. Proseguiamo la nostra scaletta con Utopian. Roberto Reale qui con noi. Roberto, ci sei? Eccomi, grazie. Ciao, Giorgia, ciao. Noi con Giorgia ti conosciamo, siamo stati colleghi proprio nell'ente che hai nominato un secondo fa, e in altri gruppi di lavoro europei, in qualcuno siamo tuttora insieme. Io però sono qui in veste appunto di Utopian, di presidente di Utopian. Utopian è un'associazione che è nata a Roma nel 2019 e che si occupa di promuovere l'innovazione, con qualcuno anche degli altri ospiti già ci conosciamo. Ovviamente ringrazio i promotori dell'iniziativa Dati Bene Comune, iscrivetevi, firmate, perché dobbiamo appunto arrivare a 50.000 e dovrei anche superare quella quota. Voglio dire una piccola cosa in aggiunta a quanto è stato detto finora. È sicuramente importantissimo disporre di dati aperti, ma è anche importante che le pubbliche amministrazioni rendano aperti i modelli sulla base dei quali prendono le decisioni. Quindi non soltanto i dati, ma anche i modelli. Perché nel momento in cui abbiamo entrambi, possiamo chiedere conto alla
amministrazioni, al governo, alla politica, del perché determinate decisioni siano state prese, verificare l'aggancio della decisione stessa alla conoscenza di dominio, alla conoscenza scientifica, alla ricerca sul tema, il che non significa naturalmente che la politica debba necessariamente seguire pedisseguamente la ricerca, però io sono convinto che come cittadini abbiamo sempre il diritto di chiedere conto di ogni deviazione, giustificata o meno. Peraltro in questi ultimi giorni stiamo assistendo a una debacle del sistema, dell'ecosistema informativo italiano, delle istituzioni. Devo dire che non sono un fan del modo nel quale la Presidenza del Consiglio si sta muovendo dal punto di vista della comunicazione. Ok, dirette Facebook non vanno bene, però mi sembrano bene, possiamo starci, ma comunichiamo i dati e rendiamoli disponibili. Un'ultimissima cosa sulla questione dei dati sui contagi Covid comunicati dalla regione siciliana. Mi chiedo come mai non se ne sia accorto nessuno. Certo, non sarebbe stato facile sicuramente, però nessuno, e parlo della comunità open data italiana, ma anche di, ad esempio, data journalist, che non hanno mai pensato di sviluppare modelli predittivi rispetto ai contagi regionali e confrontare le previsioni dei modelli con i dati effettivamente comunicati. Certo, questo non significa chiaramente che sia colpa di chi non se n'è accorto, però forse ecco, un'attenzione maggiore da parte nostra potrebbe, no, nel momento in cui ci rendiamo conto che qualcosa non va, che c'è una spia di allarme, certo, quello è il momento di chiedere conto all'ente in questione o agli enti in questione di cosa stanno comunicando. Certo, io su questo mi hanno detto anche che sono un po' talebana, ma io dico dobbiamo aprire i dati tutti, possibilmente armonizzati, e lì ritorno sul discorso della semantica, su scala nazionale, quindi ogni regione, perché se lo apre solo la regione Lombardia riesco a verificare lì, ma dovrei verificare complessivamente mettendo insieme il dato nazionale che dovrebbe essere aperto, non tanto come facciamo adesso, che non sono propriamente dati aperti, alcuni sì, ma sono troppo aggregati, è stato anche detto prima, ormai dopo un anno dovremmo averlo capito, e quindi mettendo tutti insieme tutti questi dati forse l'errore viene fuori, lo diceva prima anche Donata, insomma, in un qualche modo. Ma io tutto direi fuorché che questo è talebanesimo, questo è... Ok, va bene allora. Bene, grazie ancora. Continuerò, grazie mille Roberto. Ritorniamo e proviamo di nuovo con Francesco. Francesco, riproviamo. Dai. Ci sei? Ah, non ti sentiamo. Ecco. Ah, funziona. Ah, meglio. Sì, vai. Era andato a palla, in palla tutto, quindi okay. Il bello della diretta, mi scuso. Fantastico. Grazie Giorgia, figurati, grazie ancora. Allora, io sono qui a rappresentare l'associazione GFOS. Invito tutti quanti a cercarla in rete, troverà ampia documentazione, che ha nel suo statuto il desiderio di favorire lo sviluppo, la diffusione, la tutela e del software esclusivamente libero ed open source, nonché l'informazione geografica di cui questo si nutre. Ovviamente per poter alimentare in maniera efficace ed efficiente lo strumento abbiamo bisogno di dati, abbiamo bisogno di accesso alle informazioni, abbiamo la necessità di poter usare standard aperti, ok? E quindi la vostra iniziativa è assolutamente appropriata e necessaria, ma non sufficiente, perché da qualche anno è partita la moda degli open data, tutti quanti hanno piacere e hanno la necessità, enti, amministrazioni, a pubblicare moltissimi dati aperti inutili. Ecco, i dati più belli, i dati migliori non ci sono, perché in questi giorni ho letto su varie liste di discussioni alcune tematiche su che dati liberare. Beh, sicuramente i dati relativi alla pandemia sono necessari ed indispensabili,
ma pensiamo che non sono disponibili neanche a livello comunale. Molte regioni fanno vedere una mappetta, scusate il termine, ma insomma ogni tanto dobbiamo anche prenderla così un po' sul ridere, ma non è possibile scaricarli, ok? Ma non solo, cioè a me verrebbe da dire, vogliamo chiedere l'apertura dei dati relativi alla pandemia? Sì, facciamolo con forza e chiediamo che queste informazioni vengano rilasciate a livello delle sezioni di censimento, perché solamente disporre di dati geografici, in questo caso chiaramente anonimi, ma legati alle sezioni di censimento, ci permettono di capire, potrebbero permetterci di capire, come si va a diffondere magari questa pandemia, questa fenomenologia, il contagio, ma non solamente legato ai dati Covid, ma anche per quanto riguarda altre tematiche ambientali, sociali, economiche, cioè poter disporre di un dato disaggregato, ovviamente anonimizzato, non voglio sapere dove abita chi è rimasto contagiato e chi purtroppo ha perso la vita, per carità, no? Però insomma, questo livello qui potrebbe essere di grande importanza. Allo stesso modo ho trovato informazioni relative al fatto che il prossimo, diciamo così, accordo quadro che mira a rilevare da un punto di vista agricolo ambientale l'intero territorio nazionale, stiamo parlando delle ortofoto AGEA, verrà è stato bandito e i prodotti di questo rilievo nazionale non saranno ancora condivisi con una licenza open, cioè i dati saranno disponibili, diciamo così, secondo il contratto di licenza, alle pubbliche amministrazioni in forma gratuita, no? Ma un professionista, ma uno studente, ma qualcuno che voglia approfondire determinate problematiche è costretto a, diciamo così, far fronte ad un impegno economico per avere anche queste informazioni. E potremmo andare avanti ancora parlando delle attività commerciali, parlando dei codici di avviamento postale. Ho visto gente indignarsi anche per la non apertura dei codici di avviamento postale. Insomma, è un mondo veramente ampio, complesso, richiede secondo me, secondo noi, un cambiamento di rotta. Dobbiamo iniziare a condividere le informazioni che servono, le informazioni che sono utili, ok? Vi ringrazio davvero molto per la disponibilità, per l'occasione e per il confronto che spero possa continuare attivamente fra tutti. Abbraccio tutti caramente e vi saluto. Grazie. Grazie Francesco, hai detto tante cose importantissime, tanti dati importantissimi, i famosi CAP. Sono aperti i dati sui CAP in Italia? No, non lo sono. Li detiene Poste Italiane non li apre, anzi li vende, ci guadagna a quanto pare anche molto, e tutti gli altri esempi che tu hai fatto. Dico una cosa, hai ragione, dobbiamo uscire dalla moda e dalla vetrina. Quello lo diceva anche prima Donata, no? Non deve più essere solo una vetrina, non dobbiamo solo fare le dashboard, ok? Dobbiamo, solo perché magari sono carine, piene di colori, dobbiamo avere un altro tipo di cultura, che è quello che io dico, la cultura del dato. Quindi cercare di approcciare il processo, come diceva Matteo anche prima, open by design, deve essere quello il nostro target. Allora forse sì, eviteremo la moda e la vetrina del momento. Io dico anche, non dovremmo aprire i dati delle dashboard, dovremmo prima aprire i dati e su quello poi si costruiscono le dashboard, che c'è un po' di differenza. Passiamo al prossimo... Dunque, qua c'è tutto un cambiamento di scaletta. Dunque, passo al prossimo, che è Marco Giordani. Nome Officina Politica, giusto? Marco, ci sei? Scusatemi, non pensavo che fosse già il mio turno. Raccontaci da Rieti, allora, hai detto che sei di Rieti. Raccontaci. Sì, innanzitutto complimenti per l'iniziativa e grazie per l'opportunità che ci offrite, anche se che ci offriamo, perché siamo tutti una comunità. Noi siamo l'associazione civica Nome Officina Politica che opera nel Lazio a Rieti. Dall'inizio della pandemia raccogliamo i dati locali diramati dalla ASL e da altri enti e li elaboriamo confrontandoli. E volevamo parlare delle criticità locali che incontriamo, che sono di una piccola provincia, ma che crediamo che siano generalizzabili comunque. Lamentiamo soprattutto due aspetti, una mancanza di dati dall'ASL
e anche la scarsa coerenza con quelli ASL di quelli che risultano esternamente. Il dato che soprattutto manca nel bollettino quotidiano dell'ASL è quello dei ricoverati. Il numero dei ricoverati veniva dato a marzo 2020, finché non ci fu il primo decesso, dopodiché è scomparso dall'informazione ufficiale. C'è un giornale in cronaca locale che di tanto in tanto lo pubblica, ma non si sa se da una fonte ufficiale o ufficiosa. Tanto per dire, gli ultimi sono stati del 23 marzo, poi del 27, del 31 e riapparsi solamente oggi. Per i tamponi viene detto quanti sono quelli effettuati, ma non a quanti di questi si riferiscono i positivi e i guariti. In autunno passava anche una settimana tra il test e il referto. Cosicché i giornali diffondono al pubblico dei tassi di positività davvero improbabili. Quello che ci chiediamo è perché la Regione Lazio non dia alle ASL delle direttive sulla comunicazione, visto che a Viterbo, ad esempio, una provincia vicina, l'informazione è molto più dettagliata, specificando dei nuovi positivi quanti sono stati sottoposti a tampone per un link epidemiologico, quanti perché sono arrivati lì sintomatici, quanti perché avevano avuto un tampone antigenico positivo. Poi ci dicono quanti di questi nuovi positivi sono stati ricoverati o sono rimasti a casa, quanti sono attualmente ricoverati per reparto e per struttura. Per quanto riguarda invece la coerenza dei dati tra quelli altri e quelli esterni, sin dalla prima ondata di pandemia abbiamo rilevato una disincronia e divergenza tra ASL e Dipartimento della Protezione Civile e quindi Ministero della Salute riguardo i dati di incidenza cumulativa, cioè i nuovi positivi, che sono gli unici dati che il Dipartimento della Protezione Civile dà per le province. Questo è qualcosa che poi mette in dubbio anche i dati che ufficialmente si conoscono e che tanti di noi elaborano, da Gimbe a Cura Italia fino a noi. Esemplificando, ad aprile 2020 il DPC conosceva il 50% in meno dei contagi nella nostra provincia, a maggio il 25%, a luglio il 15%. Dopo aver raggiunto anche il 35% a metà novembre, che significano oltre 1000 casi di differenza, ed essersi ridotta a solo 50 a metà febbraio, oggi si attesta al 3-4%, cioè 300-400 casi. Quello che si rileva poi, oltre alla differenza nei numeri, è il procedere a gradini da parte del Ministero della Salute. Questo comporta un problema, perché ormai è uso prendere in considerazione per vari territori il numero settimanale dei contagi, quindi dipende da come il gradino casca. E questo procedere a gradini è facilmente osservabile. Noi monitoriamo la nostra provincia, però diamo un'occhiata anche alle altre, e è facilmente osservabile anche per le altre province, come ad esempio recentemente la Latina e Viterbo anche. Esisterebbe poi anche il Dipartimento, qui nel Lazio, il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, il quale fornisce periodicamente dati sulla prevalenza e sulla incidenza. Prima lo faceva ogni due volte a settimana, adesso una volta a settimana, e lo fa comune per comune. E per la prevalenza mantiene anche una visione dello storico, quindi è interessante. Purtroppo i dati, a parte che non sono in open data, ma sono grafici, non sono allineati né a quelli del Ministero della Salute né a quelli dell'ASL. Per i dati di prevalenza, poi, si verificano ad ogni aggiornamento delle correzioni retroattive anche consistenti. Di tutto ciò abbiamo divulgato localmente e chiesto via PEC agli enti coinvolti, ma senza nessun riscontro fattivo. Come anche nessuna risposta o interesse abbiamo riscontrato da ASL, dalla classe politica locale, sulle specificità che dai pochi dati disponibili emergono per il nostro territorio e che sono, ad esempio, una mortalità per contagiati che è superiore a quella di province che hanno più over 80 rispetto a noi,
oppure un tasso di prevalenza, cioè di attualmente positivi, più basso di quello regionale, laddove il tasso di incidenza, cioè di nuovi contagi, è invece equivalente. Ecco, tutto, devo dire, è interessantissimo quello che tu ci stai raccontando, perché in effetti, intanto, secondo me, confermi ancora una volta quello che abbiamo detto fin qua, che probabilmente anche tutta questa, osservare, no, questa, a parte che osservare questa disparità nei vari dati, aiuterebbe a scoprire falle, magari, perché non è che siamo infallibili, e nemmeno le persone che lavorano nelle istituzioni sono infallibili, possono sbagliare, ma non è che lo fanno apposta. Gli errori capitano, no? Poi naturalmente uno potrebbe dire, se il sistema è più automatizzato e non tanto manuale, però siamo ancora con i sistemi manuali, gli errori capitano. Se ci fossero questa disponibilità di dati, tu mi parli di grafici, siete stati in grado di interpretare, no, tutti questi dati e di metterli a confronto, tu stai facendo un'analisi di confronto con altre realtà per capire quello che sta succedendo, avendo pochi strumenti. Quindi è una bella testimonianza del fatto che dati bene comune serve tanto. A proposito di questo, finora ci sono state molte testimonianze che hanno parlato di quali dati aprire. Dati bene comune chiede, c'è una lista di possibilità di dati da richiedere per l'apertura, per fare in modo appunto che possano essere bene comune per tutti. Invito tutti quelli all'ascolto a contribuire a questa lista, perché è di fondamentale importanza. Ti ringrazio tanto, Marco, per questa testimonianza che ci hai dato, toccando con mano i vari dati nel Lazio, dove tra l'altro appunto anch'io mi trovo in questo momento. Passo la parola all'intervento successivo di Lapsus, Daniela Ciaffi. Sei con noi? Sì, ciao a tutti. Eccoci, ciao. Ciao, credevo ci fosse prima Giulia, ma va bene. Allora, noi di Lapsus, che è il laboratorio per la sussidiarietà, abbiamo aderito con molto entusiasmo, in particolare per una ragione che definirei europea, o comunque ecco, transnazionale, diciamo. Il laboratorio per la sussidiarietà segue da 7 anni in maniera molto appassionata tutte quelle decine di migliaia di italiani che si prendono cura di beni comuni materiali. Quindi nei nostri rapporti vediamo che metà degli italiani che sono dentro a questi patti di collaborazione, quindi alla pari con gli amministratori pubblici, per esempio, curano molto volentieri gli spazi vegetali. Poi si prendono molto cura di piazze, strade, scuole. E in questi anni che ho molto assiduamente frequentato, giusto al di là delle Alpi, adesso sono a Torino e vado spesso in Francia, vedevo che varcando le Alpi i nostri amici attivisti sui commons francesi invece avevano questa attitudine che partiva prima di tutto, ma prima della pandemia e prima appunto, no, già anni e anni fa, partivano prima di tutto dai beni comuni intesi come beni digitali. Quindi proprio l'argomento di oggi, io andavo in Francia 5 anni fa e vedevo che era già, come dire, in cima alle agende di tutti i commoners francesi. E questa cosa mi ha sempre molto incuriosita, no? Dicevo, ma com'è possibile che in Italia siamo così attenti ai beni comuni materiali, proprio alla cura dei beni comuni materiali, e invece i nostri amici francesi hanno un'attitudine proprio già super digitale, direi, già molto digitale. Era una differenza culturale spiccatissima che mi ha sempre molto incuriosito. E quindi penso che grazie alla se dobbiamo ringraziare in fondo un po' anche questi effetti della pandemia, ci stiamo riallineando, secondo me, l'entusiasmo con cui abbiamo aderito tutti, no? Molti di voi siete molto più esperti, no? di molti di noi, no? Rispetto al tema del digitale e dei dati, però penso che il successo dell'evento di oggi, che secondo me soprattutto oltre alle 50.000 firme, io ritengo sia importantissima questa rete che avete montato. Davvero sono d'accordo con tutti quelli che in chat dicono no, non lasciamola cadere, perché l'obiettivo non sono solo le 50.000 firme, sono assolutamente aver preso consapevolezza che i dati possono essere una risorsa, e qua torno un pochino più ai cittadini attivi che anche fanno riferimento all'Absus e alla nostra piattaforma. Ecco, i dati secondo me sono proprio alla base anche
dell'attivazione. Cioè, io non penso che sia solo una battaglia di advocacy, no? Di avere diritto ai dati perché siamo all'oscuro, sono d'accordissimo ovviamente con tutto il tema della trasparenza, però proprio guardando molto alle esperienze francesi, io trovo che sia anche un tema di se io conosco i dati, voglio attivarmi su alcuni temi. Ok, faccio solo due esempi che mi hanno sempre molto colpito appunto oltre Alpe. Se penso ai diritti dei consegnatori a domicilio, io ho bisogno di conoscere quei dati. Ho bisogno di conoscere quei dati per avere un'alternativa politica, perché anche le persone che consegnano possono avere diritto ad ammalarsi e alle ferie. Altro esempio, voglio attivarmi per la produzione di energia pulita e allora io ho bisogno di conoscere da Énergie de France quanto il mio piccolo comune dei Pirenei consuma, quanto le famiglie di quel piccolo comune consumano, perché ho bisogno di fare un progetto alternativo dal basso. Quindi nella nostra prospettiva supportiamo questa campagna per queste ragioni, cioè perché pensiamo che davvero una conoscenza maggiore, possesso appunto di dati, ma veramente su tanti fronti. Oggi siamo partiti dal tema della salute come bene comune, ma noi vediamo che gli italiani sono super attivi su N temi intesi come beni comuni, siamo molto creativi da questo punto di vista e quindi pensiamo che davvero di supportarlo con molto entusiasmo per questa ragione, forse anche per riavvicinarci, anche a riguadagnare anche un po' di tempo su anche proprio su alcune forme di attivismo che abbiamo conosciuto in questi anni. Grazie. Grazie mille, veramente Daniela, bellissimo intervento, anche questa prospettiva di andare oltre, diciamo, l'Italia. Tra l'altro io sono europeista convinta, lo dico insomma pubblicamente ormai, quindi figurati, insomma mi piace sempre anche andare a confrontare gli altri. La Francia per esempio le autocertificazioni per uscire ce l'ha in formato digitale, noi siamo ancora con la carta, questo è un altro sintomo forse che c'è qualcosa da rivedere insomma anche da questo punto di vista. Grazie mille per l'intervento e quindi passerei a Stati Generali dell'Innovazione, abbiamo due persone che ci vengono a parlare, Fulvio Ananasso e Domenico Natale. A voi. Grazie Giorgia, io parlerò brevissimamente, io sono il presidente di Stati Generali, ci tenevo ad esserci più che altro per manifestare il mio entusiasmo e la nostra contentezza per tutto quello che è stato detto, poi Domenico Natale, che è un grande esperto di statistica demografica, vi parlerà un po' più in dettaglio di alcune cose che voi avete toccato. Volevo solo intanto sottolineare quello che è stato detto anche adesso, l'importanza del network. Io trovo che veramente è la rete di diverse diciamo opinioni o comunque diverse angolazioni che portano tutti quanti allo stesso risultato. Noi per questo motivo abbiamo aderito molto 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 presto, credo pochi giorni dopo che è stata lanciata, e subito siamo messi a promuoverla, tant'è vero che sia Domenico Natale sia io abbiamo anche scritto dei pezzi su alcune newsletter di settore, sul Sole 24 Ore e quant'altro, quindi siamo subito dati un po' da fare per far vedere come cercare di sensibilizzare, cosa molto molto importante. Noi siamo una meta-associazione, noi tutto quello che è innovazione a partire dalla pubblica amministrazione, open data e quant'altro ci stiamo sopra, e in realtà abbiamo il motivo per cui siamo molto interessati è che noi stiamo traguardando un po' la sanità del futuro, cioè stiamo vedendo. Questa è quello che stiamo provando adesso, è la tipica emergenza di chi si trova all'improvviso con un problema enorme, non si è organizzato, non ha i dati per poter decidere e quindi sta in difficoltà. Quindi noi, traguardando a partire dalle lezioni da Immuni, di cui abbiamo subito denunciato il fatto che mancavano i dati del back office, per cui non era un fatto di privacy, ma un fatto di organizzazione, al discorso delle vaccinazioni, siamo andando su questa cosa qua, e praticamente Domenico Natale vi parlerà brevissimamente di alcune cose che voi avete toccato, mi sembra anche Cartabellotta ha detto, e forse anche tu l'hai detto, mi sembra anche tu hai parlato della necessità di avere tutti i dati e non solo alcuni, di avere non dati in un paese e non un altro paese, è che quello che noi abbiamo chiamato una visione telescopica, per cui passerei la parola brevissimamente a Domenico Natale, che c'è sempre sotto il mio nome, credo, perché c'è sempre Fulvio Ananasso. Domenico, palesati, lui è un grande esperto di qualità dei dati, quindi lui è proprio la persona adatta, che è anche responsabile della Commissione Uninfo 504 sulla
qualità dei dati e che vi racconterà brevemente quello che proprio un po' più in dettaglio. Grazie per l'attenzione e ancora complimenti per l'iniziativa che trovo molto 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 importante. Mimmo. Grazie Fulvio, grazie a tutti. E non volevo nominare io questa attività che hai nominato tu, però mi fa ricordare che nel 2003, quando iniziai questa attività sulla standardizzazione della qualità dei dati, che più volte anche Giorgia ha citato indirettamente, eravamo un drappello di pochissime persone. Oggi, rispetto ai numeri che sono girati, insomma, c'è stata una progressione veramente di 2-3 mila interessati l'anno che sono intervenuti sulla qualità dei dati e su tutto questo problema enorme dei dati. E a quel tempo più che dati si parlava di software, adesso le cose sono cambiate. Io direi i concetti, mi sembra oggi siano stati citati quasi tutti, quelli fondamentali. Mi hai un po' rubato la sorpresa della parola telescopica, ma adesso entriamo un attimo in questo aspetto. Volevo arrivarci però sottolineando che parecchi hanno parlato della necessità di una promozione di cultura quantitativa ancora e di raccolta dati, perché in effetti i dati, oltre che chiusi e aperti, potremmo dire, che anzi è stato detto poi da voi, i dati sono mancanti, chiusi e aperti. Cioè sui dati mancanti forse si può promuovere qualche cosa in più, perché i dati non è che mancano come open data perché sono nascosti, a volte sembrava quasi in modo latente che qualcuno volesse nascondere, forse capita anche quello, ma è che in effetti alcuni mancano proprio, cioè non esistono, non c'è stata ancora la possibilità di sommare, di raccogliere, di disporre di dati utili, ecco, anche la parola utili è stata già citata, i dati utili soprattutto. Certo, il Covid ci ha dato una spinta enorme verso questa sensibilità. Siamo molto più statistici tutti quanti da un anno a questa parte, perché abbiamo capito che la nostra sopravvivenza dipende dai dati e dalla conoscenza dei fenomeni. Allora, questa parola di dati telescopici è semplicemente che siamo arrivati alla conclusione dovrebbero i dati nazionali esistere solo come somma di dati regionali, che i dati regionali dovrebbero esistere come somma dei dati provinciali, che i dati provinciali dovrebbero esistere come dati comunali, ma capisco come statistico che dire questo e poi farlo è una rivoluzione, perché non è così. Noi abbiamo dati nazionali di cui non abbiamo neanche i dati regionali e così via, no? E a questo punto riuscire, è stato anche accennato da un esperto, da un contributore, del flusso dei dati. Beh, è un problema enorme quello del flusso dei dati e del ciclo di vita dei dati, però se riuscissimo a dire che tutti i dati devono essere nazionali, regionali, provinciali e comunali, non solo per il Covid, avremmo fatto un progresso enorme, perché sarebbe un grande sforzo, anche organizzativo, anche di raccolta, però avremmo un grande vantaggio, che abbiamo territorializzato i dati, l'Italia la conosciamo, è un paese interessantissimo, dettagliatissimo e diversissimo nei suoi 8.000 comuni, avremmo un patrimonio veramente utile per il supporto alle decisioni. E qui credo che mi sono consumato i 3 minuti. Sì, perfetto, infatti siete stati perfetti, devo dire tutti, devo dire siete stati proprio bravi dall'inizio fino alla fine di questa maratona che stiamo facendo. Grazie tantissimo Domenico, tra l'altro io conosco Domenico da tanto tempo, abbiamo lavorato anche insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale proprio sulla qualità dei dati e quindi sono assolutamente d'accordo su quello che voi avete detto fin qua. E io penso e ritengo che noi dobbiamo aprire una stagione diversa e anche dati bene comune è secondo me lo spunto fondamentale. Dobbiamo chiedere alle nostre istituzioni pubbliche di alzare l'asticella, non vogliamo più dati solo aperti perché c'è l'evento di turno da fare, vogliamo processi sostenibili di apertura dei dati, open e privacy by design, quando tutti questi elementi entrano in gioco, dove la qualità quindi viene
prima di tutto, perché se no il famoso machine learning e i modelli predittivi del nostro Draghi, che tra l'altro sta dicendo un sacco di cose, mi dicono dalla regia, e parla anche di digitalizzazione, che è il punto focale, diciamo, del nostro piano per la Next Generation EU, non si riesce naturalmente a realizzare, perché un modello di machine learning, se gli dai garbage in, è garbage out, e questo è poco ma è molto sicuro. Chiudiamo questo circolo. Questa lunga giornata che abbiamo fatto di tante testimonianze, con una testimonianza particolarmente rilevante, perché è un'associazione Cittadini Reattivi che personalmente conosco, Rosi Battaglia. Loro stanno lì con i cittadini per cercare di fargli entrare nel mondo dei dati e fargli capire, studiare le loro realtà anche territoriali attraverso i dati. Rosi, a te. Grazie a tutti, ho seguito con piacere tutto il pomeriggio, anche se ero l'ultima a intervenire, ma appunto la passione per i dati e soprattutto per il diritto di sapere, la giustizia fa questo e altro. Intanto ringrazio ancora una volta tutti i promotori di Dati Bene Comune. Noi abbiamo aderito, io sono una giornalista, lavoro con i dati da tanti anni, anche se non sono più strettamente una data journalist, faccio anche giornalismo investigativo, giornalismo civico, documentario, insomma, però i numeri rimangono il mio pallino, anche perché appunto la buona informazione passa attraverso la precisione. Cittadini Reattivi è nato come progetto giornalistico, in realtà ci occupiamo però di diritto di sapere e soprattutto siamo mobilitati da sempre, dal 2013, poi dal 2015 con l'associazione, per aiutare, detto bene, le associazioni, i comitati, i cittadini all'apertura dei dati ambientali e sanitari. Dico questo perché proprio l'anno scorso, quando abbiamo iniziato con molte delle associazioni che sono intervenute oggi, le prime battaglie per l'apertura dei dati, con le prime lettere inviate ai vari presidenti delle regioni, eccetera, prima che nascesse la campagna Dati Comuni, purtroppo lo sapevo, insomma, occupandomi da anni del tema dell'apertura dei dati sanitari, sia, ripeto, come giornalista d'inchiesta che come presidente di un'associazione che ha proprio sull'apertura dei dati e il diritto di sapere la propria funzione, sapevo, come purtroppo molti di noi, i muri che ci saremmo, come dire, trovati contro. Detto questo, non voglio fare però un intervento assolutamente negativo, devo però essere pragmatica, perché io parlo dalla Lombardia e, come sapete, come dicevo appunto anche ad Andrea Borruso, con la grande solidarietà che abbiamo con la Sicilia e con la tristezza per quei dati manipolati, vi potete immaginare che cosa è successo qua in Lombardia con 30.000 morti e con quello che le cronache politiche della nostra regione riportano tutti i giorni. Quindi qui è il dramma, è ulteriore. Tra l'altro c'è questa cosa che i dati, ho ascoltato con piacere Riccardo Saporiti, amico, collega con cui insomma abbiamo collaborato anche su diverse inchieste a suo tempo, il fatto che però i pochi dati aperti che si sono riusciti a avere ancora nel 2020 e nel 2021 come favore. E questa è la situazione oggi. Noi però non demordiamo, quindi in questo momento, ve lo confermo, abbiamo l'ennesima richiesta di accesso civico semplice a Regione Lombardia. Non abbiamo fatto un foglio perché vogliamo che i dati vengano pubblicati in formato aperto, e in questa andremo come probabilmente a ricorso, quindi abbiamo già avvisato i nostri avvocati a questo punto. Però dobbiamo dire che in questa ennesima battaglia di principio, dopo un anno di pandemia e con tutto quello che sapete, abbiamo dalla nostra parte anche il difensore civico che è intervenuto e che proprio ieri ci ha inoltrato il sollecito che lui stesso ha mandato alla presidenza della regione, all'assessore al welfare, eccetera, eccetera. Ecco, non so come andrà a finire, però è sicuro che questi passi che tutti insieme stiamo facendo e che poi personalmente e anche come associazione stiamo portando avanti anche in Open Gov Partnership Forum
e in altri progetti di rete, esattamente come dati bene comune, quindi in ogni ambito civico istituzionale, sicuramente potrà essere una speranza per quelle comunità che appunto noi seguiamo da anni e che sulla battaglia dei dati sanitari e ambientali combattono purtroppo contando i morti. Quindi ci sono state, le abbiamo chiamate, non io, le mille pandemie silenziose che questo paese ha vissuto, e il Covid ha dato purtroppo a tutti, ha restituito la dimensione disperante che tante regioni del nostro paese, da Brescia a Taranto, dalla Terra dei Fuochi alla Sicilia, di Gela, di Augusta, di Priolo, di tante altre situazioni, hanno vissuto nel silenzio. Scusatemi, però questa cosa dovevo dirla, perché insomma tutto questo ci deve servire a cambiare veramente rotta, e quindi noi ci mettiamo a disposizione, ringrazio tutti. Uno degli interventi, secondo me, scusatemi, più interessante e con quella quale devo subito stringere un contatto, sono i colleghi che si occupano di diritto di privacy, perché qui dobbiamo fare veramente, noi collaboriamo con i nostri avvocati, avremo settimana prossima l'avvocato Ernesto Bellissario, nostro ospite alla Reactivist School, e quindi, come dire, dobbiamo andare avanti compatti e coordinati ad ogni livello, e quindi certo. Grazie a voi. Grazie Rosy per questa testimonianza, grazie anche per tutto il lavoro che fai, perché è molto importante, e penso che Dati Bene Comune possa essere veramente la campagna giusta ora, in questo momento storico, per effettivamente dire basta, cambiamo. Grazie di tutto. Ora, prima di ripassare la parola ai nostri tre associazioni che sono le tre associazioni principali nell'organizzazione di Dati Bene Comune, volevo darvi due informazioni di servizio. La prima: continuate ad aderire al nostro appello, vogliamo arrivare ai 50.000 belli tondi anche in diretta se ci riusciamo, che così poi dopo andiamo da Draghi, che anche lui forse è in diretta o forse ha finito, non lo so, glielo diciamo guarda, qua ce ne sono 50.000, e 50.000 è buona ragione, è veramente per aprirli tutti. Seconda comunicazione di servizio: ci sarà un prossimo evento fantastico, imperdibile, sui dati aperti, che è il prossimo raduno di Open Data Sicilia, il 17 aprile, interamente online, non avete scuse, registratevi e partecipate. Grazie, e ripasso la parola a questo punto alle nostre organizzazioni. Elisa, a te, ActionAid Italia. Va bene, grazie Giorgia, mi hanno incaricato di fare questo saluto conclusivo. Ma che dire, abbiamo iniziato questa maratona, insomma, un po' auspicandoci di renderci conto di quanto siamo intelligenti come pezzi rappresentanti della società civile. Lo sapevamo, insomma, con i colleghi, gli amici e le amiche di Transparency, di Ondata, insomma, l'abbiamo capito subito che c'era del friccichio, che c'era potenza, no? Che c'era veramente, veramente molta, molta intelligenza diffusa, l'abbiamo capito dalle prime ore in cui abbiamo lanciato questa campagna. A me personalmente la giornata di oggi ribadisce tantissimo questa che credo non sia più una sensazione, ma che sia un'evidenza. Abbiamo sentito degli interventi straordinari di persone veramente preparate, politicamente attive, coinvolte dal punto di vista anche emotivo, no? Nelle chat così, insomma, interne, fioccavano veramente commenti di ammirazione verso moltissime delle persone che sono intervenute oggi. Direi che è stato emozionante, è sempre emozionante vedere la potenza delle persone. Ho letto, intercettato quella anche, insomma, richiami a non perdere questa rete, perché è vero, non è solo una petizione, non è mettere una firma, non è fare un click, ma quello che è successo in questi mesi e che è successo oggi credo debba essere necessariamente il punto di partenza da cui rilanciare con un vigore e una tenacia che non possiamo in nessun modo abbandonare. Le istituzioni non ci hanno quasi mai risposto ad oggi, abbiamo mandato dei comunicati formali, abbiamo chiesto incontri nelle varie ramificazioni. Certo, qualcuna di noi, qualche associazione l'ha
la rete stessa ha avuto occasione di fare delle audizioni al Senato, eccetera, ma laddove abbiamo richiesto all'interlocutore massimo di degnarsi di una risposta, questa non è mai arrivata. Io penso che a questo punto sia dovuto, come dici tu Giorgia, siamo 50.000 persone tonde, 190 organizzazioni, siamo una parte significativa del paese, chissà quante altre persone, quante altre organizzazioni tra le pieghe, no? Che non vediamo ci sono. E quindi io direi che con i mezzi che abbiamo, che siano i colleghi e le colleghe giornaliste, i comunicatori e le comunicatrici, le associazioni, dobbiamo tutti insieme con grande forza chiedere un confronto. Mario Draghi ha finito, credo, la sua conferenza, ha detto delle cose a tratti abbastanza sconvolgenti rispetto a tutta la partita, alla partita dati. Sarebbe molto bello che lui potesse invece fare un confronto con delle persone che sanno che cosa chiedere e che forse sanno anche suggerire qua e là qualche risposta. Quindi se vogliamo tenere questa rete attiva, facciamolo con lo scopo di chiedere un confronto aperto, informato, collaborativo con le istituzioni, perché non siamo in opposizione, come ha detto qualcuno prima. Siamo qui per mettere la nostra intelligenza collettiva a disposizione di tutte e di tutti noi. E abbiamo l'energia, la passione e la testa per farlo. Grazie, grazie Giorgia. E posso fare un ringraziamento personale a Sara Vegni, che è la persona che sta dietro le quinte di questa giornata ed è rimasta discretamente nell'ombra. Grazie. Verissimo. Applauso. Purtroppo è così quest'anno, però avremo anche modo di incontrarci di persona prima o poi, ne sono certa. Io non so bene che cosa dire alla fine. Lo so, Donata, ci sei anche tu. Piacerebbe finire anche con lei, non so se c'è ancora collegata o se ha dovuto lasciarci. Andrea ci sì, sei? Ci sono, io ecco. voglio ringraziare moltissimo Giorgia e Donata che hanno fatto un lavoro stupendo. Quest'anno, questa occasione ci ha fatto scoprire anche tra persone, si sono creati rapporti grazie anche a queste difficoltà, a queste battaglie comuni. Questo pomeriggio l'ha evidenziato e adesso tocca lavorare, quindi grazie mica. Chiudiamo per stasera e buona serata, grazie. Buona serata a tutti. Ciao a tutti, ciao a buona tutti, serata. Grazie. A presto. Grazie. A presto. Grazie e a presto davvero e buon lavoro. Ciao a tutti, a presto. Buona tutti, serata. Ciao. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao, grazie. A